Immagino che più di qualcuno insomma non sia in una posizione tanto comoda. Allora faccio due parole prima di questo incontro. Rubo la parola a Linda, che è la vera organizzatrice dell'Ombra di Galileo, a cui gli va un applauso. Ombra di Galileo, che è ormai al quarto anno consecutivo che viene svolta con incontri organizzati con professori della nostra università o comunque con professori universitari, per andare oltre la prassi della lezione, per provare ad approfondire alcuni argomenti al di là delle proprie discipline studiate nel corso. È una serie di incontri che appunto cerca di andare oltre l'università come la intendiamo quotidianamente, e che si pone come obiettivo quello di appunto ampliare, proporre, fare un'offerta culturale e anche formativa agli studenti. È un'attività che si inserisce all'interno di tutte le attività del Sindacato degli Studenti e dell'ASU. Mi sentite? Intanto che loro risolvono il problema, parlo così. Dato che questa situazione è molto simile, come possiamo dare giustamente Dario, alle assemblee che 4 anni fa venivano fatte anche in quest'aula, in questa università, contro la riforma Gelmini, mi pare di essere tornato indietro con tutta questa gente parlando a voce alta perché non si aveva il microfono. Come stavo dicendo prima, questo tipo di percorso si inserisce all'interno delle attività del Sindacato degli Studenti e dell'ASU, Associazione Studenti Universitari, che oltre alla rappresentanza, quindi all'interno dei corsi per portare le istanze degli studenti all'interno dei consigli, tenta anche di immaginare ma anche creare un'altra idea di università e un'altra idea del ruolo dello studente, sia all'interno dell'università ma anche all'interno della nostra società. E l'Ombra di Galileo è un esempio dal punto di vista culturale, però invito anche ad informarvi su tante altre attività che noi svolgiamo da altri punti di vista e su altre tematiche, come quelle ambientali, sulle quali abbiamo anche iniziato alcune iniziative qualche anno fa. Ad esempio abbiamo prodotto questi bicchieri che potete vedere lì, che purtroppo non sono girati oggi, che abbiamo distribuito fuori dalle mense per appunto combattere l'eccessivo consumo che viene fatto nelle nostre mense, dato che non si vuole adottare un bicchiere riutilizzabile. Oppure le iniziative che stiamo mettendo in atto sul tema dei trasporti. Forse qualcuno di voi avrà sentito parlare del Trenitalia, che è un esempio di quello che vuole essere anche la forza dello studente, ma non solo, che crea rete con altri comitati, con altre associazioni, e cerca di migliorare la qualità della vita dello studente, ma come cittadino. Ecco, queste sono alcune iniziative a cui vi faccio riferimento. Come Sindacato degli Studenti siamo molto attivi in tante tematiche, quindi oltre all'interno dei consigli siamo molto attivi sulle tematiche riguardanti il diritto allo studio. Forse qualcuno di voi avrà seguito le vicende riguardanti le borse di studio, una vicenda che ormai da 3 anni si ripercuote sulla nostra università a causa di una situazione molto peculiare del Veneto, sulle residenze, sulle mense e anche sulle tasse universitarie, che ricordo essere quelle dell'Università di Padova fra le più alte d'Italia, e quindi meritano una particolare attenzione. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché iniziative come questa e il lavoro che noi facciamo come rappresentanti e non solo è qualcosa che, diciamo, nasce da un'esigenza di tentare di migliorare questa situazione, ed è un'esigenza che nasce indipendentemente da altre cose, dato che il Sindacato degli Studenti e l'ASU sono indipendenti a partitici, e questo ci permette di dire tutto quello che vogliamo, che emerge da una condivisione ampia all'interno dell'assemblea, senza aver vincoli con chissà cosa o con chi magari ci potrebbe dare soldi per aiutarci. Di conseguenza vi invitiamo, ecco, tutti a prendere anche in considerazione l'ipotesi che, dato che a maggio ci saranno le elezioni studentesche, serve nuova linfa
per dare vita a questa università, per mandare avanti queste iniziative, e quindi chiediamo a tutti di fare molta attenzione quando qualcuno vi passerà vicino e vi dirà: guardate che ci sono le elezioni, candidatevi con il sindacato degli studenti. Grazie. Allora, buongiorno, mi piace se là dietro non mi sentite bene, mi sembra appunto di essere a quelle assemblee della Pantera, qualcuno magari più anziano. Io ero convinto di venire qui e parlare a una trentina di studenti di chimica, più o meno, per fare una chiacchierata. Questo vuol dire che io mi hanno detto: non devi fare una lezione, non devi preparare niente, infatti non ho portato una presentazione, niente, e pensavo di fare così una chiacchierata con un manipolo di studenti di chimica e di qualche altra disciplina affine. Quindi vi ringrazio della sorpresa, perché non mi è mai capitato, vado in giro abbastanza spesso a fare incontri, mi è capitato di fare incontri iperpubblicizzati con 11 persone, 11 contatti, a Ferrara, erano a Ferrara, in centro. Quindi, mi avevano detto: vabbè, vieni, fai una chiacchierata, proponi un tema, che parli più o meno delle cose che fai. Io avevo proposto di venire a parlare sempre a questi fantomatici 30 studenti di chimica, di parlare delle difficoltà e dei problemi di fare divulgazione scientifica in questo campo, cioè nella chimica, e che spazia poi con quello che mangiamo e in generale nelle materie scientifiche. E poi hanno pensato però gli organizzatori che non era, il titolo non era abbastanza sexy, per cui ecco, quello che hanno scritto non l'ho scritto io, vegetariano, cioè, per carità, possiamo parlare delle varie cose, ecco, però era per chiarire un po' la questione. Quindi spero che nessuno sia venuto qui facendo 100 km, come ho visto sulla pagina di Facebook, sperando che io facessi una conferenza su, non lo so, sulla scienza in cucina, su come si fanno fare le meringhe, o sugli OGM, o su, non lo so, la nutrizione. L'idea è di fare una chiacchierata, e quindi suppongo che, insomma, sarete probabilmente più di 200, ci saranno molte persone che vogliono fare domande, quindi eviterò di parlare troppo io all'inizio, anche perché non ho preparato niente, e lascerei poi spazio alle varie domande. Vi dico subito che io mi riservo il diritto di dire non lo so, ecco, perché spessissimo nelle varie conferenze a volte mi chiedono delle cose più assurde, di cui io non so nulla, non sono preparato, e quindi non sono un tutologo e lo dico chiaramente. Allora, quindi partiamo dall'inizio, vi faccio giusto una breve introduzione per quelli che non sanno esattamente chi sono, oppure che pensano che sia un giornalista, a volte mi presentano come giornalista, come esperto, come... Allora, io sono un chimico, ho lavorato in chimica, dottorato in chimica, insegno chimica, insegno all'Università dell'Insubria. Ci tengo a dire che io non mi occupo professionalmente di cibo, alimentazione, nutrizione. Questo, io non mi occupo di questo, io sono un chimico teorico e faccio simulazioni Monte Carlo delle equazioni di Schrödinger applicate ai cluster di elio, ok? Va bene? No, ci tengo a dire. Ci tengo a dirlo perché, allora, ripeto per chiarire, perché a volte uno mi fa una domanda e io dico non lo so. Io ho iniziato allora a occuparmi di divulgazione, cioè io ho deciso di investire una parte consistente del mio tempo, anche professionale, nell'attività di divulgazione scientifica, perché penso, prima di tutto perché mi piace. Io insegno al primo anno, mi piace insegnare ai ragazzi, parlare con gli studenti, raccontare storie. Però ecco, nel corso degli anni
questa attività mi ha preso molto più tempo di quello che immaginavo all'inizio. E quando posso, appunto, accetto sempre di andare a parlare con gli studenti, anche nelle scuole superiori, anche nelle scuole medie, perché penso che sia un po' il mio modo di ridare alla comunità che mi paga lo stipendio, insomma, in qualche cosa, ecco, visto che non so quante persone potranno così beneficiare dei miei studi quantistici sui cluster di elio, così come insomma tutti i miei colleghi, cioè, che si occupa di altre cose, comunque mi è sembrato così un modo di ripagare la società che mi paga appunto lo stipendio ogni mese, in una maniera magari un po' non convenzionale, però sicuramente può essere il microfono va bene, però me l'hanno chiesto. Allora, dicevo, io vi racconto 10 minuti giusto chi sono e perché faccio questa cosa qua. Diciamo, io ho iniziato a occuparmi, diciamo, di chimica degli alimenti, chimica della cucina, un bel po' di anni fa, casualmente. Allora, a me piace mangiare, piace cucinare e cercherò di star fermo così non so quanto riusciranno a sentire. Allora, piace cucinare, piace mangiare, però diciamo quando cucino non ho mai applicato, diciamo, il punto di vista del chimico, fino a quando non ho iniziato a tenere dei corsi all'università, proprio gli studenti del primo anno, e in particolare i corsi di termodinamica al primo anno, i corsi di chimica fisica, e lì mi sono reso conto che spessissimo quando spiegavo dei concetti, insomma, astratti, delle cose che magari gli studenti avevano, qualche studente aveva difficoltà a comprendere meglio, no? Parlavo di cose comunque abbastanza semplici, quelli di voi che hanno fatto chimica fisica lo sanno, si parla di termodinamica, si parla di passaggi di fase, di trasferimento di calore, energia, ecco. Però spesso ho notato che un po' la palpebra cala dopo 10 minuti, no? 10 minuti, un quarto d'ora, questo è il tempo massimo di attenzione, quindi dopo un po' bisogna tirare su un po' lo studente e l'ascoltatore. E mi ero reso conto che, insomma, stavo parlando dell'osmosi, che ho parlato di tutte le varie proprietà della pressione osmotica, cos'è. Alla fine lo studente era un po' così, sembrava sempre una cosa molto astratta, perché non gli a questo punto perché non gli posso parlare delle melanzane alla parmigiana? Perché per fare le melanzane alla parmigiana prima bisogna preparare le melanzane. Cosa si fa? Chi di voi si è provato, prima ci sono delle melanzane lì, ma non alla parmigiana, gli si mette sul sale, perché altrimenti quando poi si frigge assorbono tutto l'olio. Quindi il sale sulla melanzana agisce, cioè c'è un processo di osmosi, estrae l'acqua, poi le melanzane diventano molli, poi si schiacciano e così. Ecco, ho visto subito che gli studenti hanno recepito positivamente questa cosa. Finalmente, appunto, c'era qualcuno che in questo corso un po' palloso, perché insomma la termodinamica è assolutamente pallosa, tutti questi gas che si espandono e che si contraggono, no? Queste facce dell'Ottocento, del Settecento, gli avevo fatto un esempio tratto dalla vita quotidiana. E allora hanno iniziato, ho parlato delle patatine fritte e delle patate bollite, ho parlato della Macedonia e di varie altre cose. E da lì ho iniziato. Così, tutto ho capito che fare esempi della vita quotidiana era uno strumento didattico estremamente valido, perché gli studenti riuscivano a capire, a collegare immediatamente il concetto astratto. Cioè, io vi faccio vedere il diagramma di fase, che è una cosa che insomma astratta, uno la studia, impara dove è il punto triplo, dove è il punto vai punto critico, così. Però se poi gli parlo, gli faccio vedere quali sono delle applicazioni pratiche che magari lui ha visto tutti i giorni in casa, in cucina, e non ci ha mai pensato, allora si accende la lampadina nella testa. Allora da allora ho iniziato, in realtà non sono il primo, cioè, insomma, questa è una tecnica che viene consigliata in tantissimi corsi per insegnamento. Quindi ho iniziato a raccontare agli studenti di chimica, gli studenti, poi ho fatto anche corsi sempre di questi argomenti a studenti, cui era ancora più difficile perché erano studenti di scienza dei beni culturali, quindi le basi di chimica erano ancora più carenti. Però comunque ho iniziato a fare questa insomma, avere un occhio, diciamo scientifico, chimico, con quello che succede in cucina. E ho capito anche il contrario, cioè ho capito che anche io a casa, quando mi mettevo a cucinare, prima seguivo le ricette in modo
il libro c'era scritto così, io facevo così, la nonna mi aveva insegnato a fare il ragù o quest'altra cosa in una certa maniera, io lo facevo, non mi chiedevo mai il perché. Cioè, pur essendo un chimico, una preparazione scientifica di tipo chimico teorico poi, quindi rigoroso, mi ero reso conto che mentre cucinavo, questa parte del cervello era completamente spenta, quindi mi dicevano, per fare le meringhe, mettici il sale, io ci mettevo il sale. Per fare questa cosa qua devi usare questa procedura. Io lo facevo senza chiedermi perché. E da lì ho iniziato a capire che in realtà, appunto, quando io cucino, quando faccio una torta o cucino una bistecca, sto facendo delle reazioni chimiche, né più né meno come si fanno nei laboratori. E quindi il pensiero razionale, l'indagine, il metodo scientifico si può applicare benissimo anche a quello che succede nella padella. Per una serie di coincidenze, su cui adesso non è troppo lungo raccontare, mi è stata poi offerta la possibilità, ed era il 2003-2004, circa 10 anni, di scrivere una rubrica mensile sulla rivista di divulgazione scientifica che si chiama Le Scienze, probabilmente molti di voi la conoscono, ce l'avrete sicuramente in laboratorio. Perché prima di... La rubrica che tengo tuttora, è mensile, si chiama Pentole Provette. 10 anni fa la teneva, o meglio, traducevano la versione francese, sapete che Le Scienze è la versione italiana di Scientific American, a cui aggiungono delle notizie locali e un articolo tipicamente italiano. Nella versione americana non c'è niente del genere, nella versione francese invece c'era da tempo una rubrica mensile che si chiamava appunto Pentole Provette, tenuta da un chimico fisico che si chiama Hervé Tisse, che è, magari qualcuno di voi l'ha già sentito, è il cosiddetto fondatore della gastronomia molecolare. Ogni mese raccontava sulla rivista francese i misteri della chimica del formaggio, del formaggio reblochon o le proprietà delle bollicine di champagne e così via. A un certo punto il direttore di Le Scienze è venuto a sapere che io raccontavo queste cose, diciamo, però applicate al cibo italiano, no? Raccontavo del pesto, della chimica del pesto, della termodinamica della pizza, di come si raffredda la pizza. E ha detto, ma perché non ce le scrivi tu questi articoli? Perché noi siamo un po' scontenti del fatto che, cioè, il taglio molto di cucina francese di questi articoli non prende molto qui in Italia, per cui non ha molto successo questa rubrica. Prova tu. Allora io ci ho provato e quindi ho raccontato della chimica del pesto, della pizza e di varie cose, e la rubrica ha subito avuto molto molto successo, perché la redazione, rubrica sul cartaceo, la redazione ha cominciato a ricevere, diciamo, delle lettere positive. Dopo qualche anno, siccome io non sono uno scrittore, sono a volte mi presentano come scrittore o giornalista, io non sono né uno scrittore né un giornalista, mi definisco un chimico che scrive, ecco. Quando non avendo nessun tipo di formazione diciamo professionale su come si scrive un articolo, non è una cosa banale, ho imparato a mie spese, quindi io scrivevo delle cose troppo lunghe, delle sbrodolate, che poi il mio direttore mi doveva per forza tagliare, perché doveva comunque farci restare il tutto nelle 4.000 battute. A un certo punto, è il periodo, circa il 2006-2007, c'è l'esplosione di internet, dei social network, no? Facebook è nata nel 2007, 2006, aperta a tutti, i blog erano il nuovo fenomeno del momento, e la rivista Le Scienze aveva deciso di associare, come avevano già fatto altre riviste, come aveva fatto la casa madre Scientific American, dei blog tematici in cui c'erano, appunto, c'era il direttore di Scienze che teneva, Marco Cattani, che tiene tuttora un blog molto seguito, si tratta spesso di politica della scienza, si chiama Made in Italy. Poi c'era il blog dedicato all'esplorazione spaziale, sempre di un'altra redattrice di Le Scienze, così via. Mi hanno chiesto, il direttore mi ha detto, ma perché tu, visto che ci mandi sempre delle cose lunghissime, però noi te lo dobbiamo tagliare sulla rivista, perché non approfitti, ti diamo un blog, così tu puoi mettere tutto quello che vuoi, comprese le foto che fai in cucina, che noi non possiamo pubblicare. Perché io quando faccio gli articoli, faccio gli esperimenti a casa, il fotografo, poi gli mandavo le foto, ma non potevano pubblicare perché la qualità non era abbastanza. Allora ho iniziato a tenere
questo blog, che all'inizio era la versione, semplicemente la versione elettronica della, della rivista, quindi c'era la, l'articolo, la cottura dell'uovo a, 65 gradi, quindi sulla, sulla rivista c'era 4.000 battute, con una foto di repertorio, e sul blog invece ho messo tutto il mio esperimento, ho raccontato della, della, della chimica delle proteine, della denaturazione, della coagulazione, della gelificazione, ho fatto vedere gli esperimenti e poi ho fatto la ricetta, cioè ho fatto vedere come a casa in pratica, con una, visto che non avevo gli strumenti tecnici da una cucina normale, e io essendo un chimico teorico non ho un laboratorio, l'ho chiesto alla mia università, ma i chimici teorici che chiedono un laboratorio sono una razza strana, ecco, per cui adesso noi pare che ci costruiscano una nuova palazzina e io ho chiesto un laboratorio, ma cosa te ne fai? Te non preoccupare. Per cui il mio laboratorio è la cucina, allora se io devo cuocere un uovo a 65 gradi per un'ora, mi ingegno, quindi ho preso un pentolone enorme, ho portato l'acqua in temperatura, quindi fa un bagno termico, con un termometro digitale, ci ho messo dentro il mio uovo, ho messo il coperchio e cercavo di monitorare e tenere, appunto contando un po' sull'inerzia termica, la temperatura che non sgarasse di più di un grado. E ci sono riuscito, ho fatto l'esperimento, tre quarti d'ora lì a controllare il fornello, accendere e spegnere, però insomma l'esperimento è riuscito e sono fatto. Da lì è iniziato appunto il successo del blog, perché questa è una cosa che a loro, diciamo, a chi gestisce le riviste interessa molto, perché loro ricevono dei click, dei link in giro della rete e quindi possono vendere, diciamo, la pubblicità a prezzi superiori. Quindi da lì, diciamo, nel giro di un anno il mio blog è diventato uno dei blog che si chiama Scienze in Cucina, l'ho chiamato così a differenza della rubrica che si chiama Pentole Provette, che è quella storica, io l'ho chiamato Scienze in Cucina. Perché è una citazione dal manuale di cucina più famoso italiano, cioè l'Artusi, la scienza in cucina o l'arte del mangiare. E lì hanno misurato subito che c'era effettivamente, che sono andato a riempire una nicchia e nel giro di poco tempo è diventato uno dei 100 blog più seguiti in Italia. Vi sapete che c'è il blog di Beppe Grillo che ha dei numeri stratosferici e poi ci sono tutta una serie di altri. Si tratta comunque di numeri di nicchia, giusto per darvi un'idea, il mio blog ha circa, adesso credo sia attorno alla 50ª posizione, secondo delle metriche che si inventa, ce ne sono varie, comunque ha circa 5.000 visitatori unici al giorno, quindi non è tantissimo, però non è male, cioè se uno li guarda, insomma, nell'arco di un anno, nell'ultimo anno sono arrivati circa 1 milione di persone, utenti unici, poi ci sono gli aficionado che vengono, partecipano al dibattito, quindi vuol dire sono numeri che non sono da appunto Beppe Grillo, ma di sicuro sono interessanti per la carriera. Nella rivista mi occupavo tuttora, mi occupo quasi sempre di temi molto più gastronomici, appunto ho raccontato di come si dovrebbe fare le meringhe a prova di bomba, quindi ho scoperto che il sale non bisognava mettercelo, no? E c'è tutto un ragionamento chimico dietro, anzi mettere invece un acido come dell'acido citrico, un po' di succo di limone, stabilizza l'emulsione, stabilizza la schiuma e quindi vengono delle meringhe perfette. E quello è stato un articolo che è tuttora uno dei più cliccati, perché adesso vi spiego la storia, perché poi è nato da lì, io sono nato come le meringhe, io sono noto alle food blogger come l'uomo che, si chiama Meringa Man, come l'uomo che ha spiegato alle food blogger italiane come si fanno le meringhe, perché io non lo sapevo, io quando ho deciso di scrivere un articolo, devo scrivere un articolo al mese e poi altre cose che quando mi vengono in mente le scrivo solamente online. Non essendo io sono un chimico teorico, quindi non ho fatto scienza della preparazione alimentare, non ho una formazione da cuoco, da chef, in cucina ho sempre cucinato quelle quattro cose, però quando mi viene in mente un nuovo argomento perché mi incuriosisce, mi metto a studiare, a vedere cosa c'è in letteratura, e di solito vado a vedere la letteratura scientifica. Uno non se ne immagina, io da chimico teorico che studiavo i cluster di elio si immaginava che in realtà ci sono gente, anche chimici, che studiano appunto tutto e di più, ecco, no? Ci sono degli articoli bellissimi, adesso digitalizzati, trovate di tutto, in cui si dice prendete, non so, 300 cosciotti d'agnello per studiare la reazione di Maillard, cucinateli nel forno a 100 gradi, 150, 180, cioè, ci sono
scienziati che fanno anche questo. E quindi qualcuno va anche all'Ignobel. Quindi vado su Google Scholar e c'è un sacco di roba che tratta del chiaramente non c'è scritto in un articolo scientifico le meringhe, come si fanno le meringhe, no? C'è come bisogna stabilizzare la schiuma che è una cosa dal punto di vista chimico-fisico piuttosto complessa, no? Ci sono delle proteine che si denatano, c'è dell'acqua, c'è dell'aria, quindi il problema era tradurre in linguaggio gastronomico quello che avevo scoperto, cioè che il sale era deleterio perché interferiva con la formazione di un complesso di una proteina dell'albume e in più, diciamo, essendo igroscopico, tirava fuori l'acqua, diciamo così. Quindi io mi scrivo la mia ricetta scientifica, l'ho chiamata così all'inizio, e la pubblico sul web. La pubblico prima sulla rivista e poi sul web, non sapendo che le meringhe, o qualcuno chiama gli spumoni, le spumiglie, quelle bianche, si prende per chi non ha idea di cosa siano, le meringhe, si prende l'albume, è una delle ricette più semplici che esistono. Si prende l'albume, lo si monta, lo si sbatte, e con dello zucchero, e quindi forma una schiuma che poi va messa nel forno e viene, diciamo, si indurisce. Non sapevo che queste meringhe erano una bestia nera dei pasticceri e delle pasticcere casalinghe, perché non venivano. Un sacco di gente faceva delle meringhe e diceva: ah, io ho 10 anni che ci provo e non ci vado. Io ho capito perché non veniva, perché tutti seguono il vecchio consiglio della nonna di metterci il sale, tuttora anche a MasterChef o queste cose qua danno questo consiglio, ed è il successo, è il motivo per cui le meringhe non vengono per una serie di motivi. Quindi io pubblico questa mia ricetta anomala rispetto a quella della rete, che l'avevo ricavata dalle pubblicazioni scientifiche, e la gente improvvisamente comincia a dire: oh, io provo a fare le meringhe di Bressanini. Voi scrivete, se voi scrivete meringhe, qualcuno di voi, meringhe su Google, vengo fuori io, cioè l'unica pagina di Google, cioè non è una roba. Improvvisamente è cominciato a girare per la rete, e uno degli articoli più copia e incollati, diffusi, e da lì è nato, diciamo, il successo, diciamo, di pubblico del libro. Io però sul blog, diciamo, la parte solamente gastronomica mi stava un po' stretta. Io prima di iniziare a fare questo blog mi ero già occupato di fare di altri argomenti che avevano a che fare con l'alimentazione, ma non dal punto di vista gastronomico. Mi ero già occupato di OGM, collaboravo con un sito che si chiamava Green Planet, era un sito di agricoltura e cibo biologico, in cui io ero quello che aveva una rubrica che si chiamava L'altro campanaro, cioè uno di quelli che va a far sentire l'altra campana. E lì era stata una collaborazione nata così un po' da uno scazzo in rete, e poi, come spesso succede, appunto, chi gestiva questo sito, che adesso credo sia uno dei segretari dell'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, sono rimasti amici, abbiamo concordato un compenso a base di lattine di chinotto, perché abbiamo scoperto che a tutti e due piaceva il chinotto, per cui io gli avevo promesso una serie di articoli scritti così, insomma, generalmente lui mi ha pagato in lattine di chinotto. Quindi avevo già iniziato a fare questa attività così per curiosità. Allora, adesso a questo punto avevo il blog delle scienze e il direttore mi ha detto: tu puoi parlare di quello che vuoi, fai quello che vuoi, è carta bianca, perché tanto vediamo che la gente viene, arriva. E allora ho cominciato a occuparmi di cose che mangiamo, non solamente dal punto di vista gastronomico, quindi di Spagna, la reazione di Maillard, ecco, anche l'articolo su come si cucina la bistecca è uno dei più piccanti, perché ho spiegato appunto come bisogna cucinare la bistecca per innescare la reazione di Maillard, che è quella che dà questo colore bruno che fa la differenza tra una bistecca grigia sulla di scarpe e una buona bistecca fatta bene. E allora ho iniziato a occuparmi di tutto, diciamo, il percorso che il cibo fa, perché ero curioso io, senza dubbio. E quindi dal campo sostanzialmente, quindi temi più agricoli, e lì sono entrati poi gli OGM, l'agricoltura biologica, il chilometro zero, fino al piatto e agli aspetti più di tipo nutrizionistico. E quindi ho iniziato un po' a toccare argomenti che non erano più così giocosi, ma erano un po' più caldi, un po' più critici.
appunto l'agricoltura biologica, gli OGM, il chilometro zero, o anche per esempio, magari uno non se ne immagina, ma anche andare a parlare di diete è un argomento che magari è un argomento di nicchia, ma che spesso scatena a volte reazioni, non dico violente, ma piuttosto feroci, ecco. Ci sono tutta una serie di diete che non hanno fondamento scientifico, la dieta del paleolitico, la dieta crudista, tutta una serie di cose. Se uno però va a dire le cose un po' come quello che dice la letteratura scientifica, a volte si vede appunto trattato un po' male. In realtà poi mi filtra la relazione. Insomma, ho iniziato perché ero curioso io, ho iniziato a trattare questi temi. E sono stato, credo, uno dei primi in Italia a raccontare delle storie sugli organismi geneticamente modificati, gli OGM, che nessuno aveva mai raccontato in Italia. E lì mi sono subito più o meno preso, diciamo, la patente di servo di Monsanto o cose di questo tipo. Vi racconto com'è nata. Allora, io non, ripeto, non sono un biologo, non sapevo nulla degli OGM, da cui poi è nato questo libretto che ho pubblicato per Zanichelli, cui il target è lo studente delle scuole del liceo, del quinto anno. Io sapevo quello che avevo letto sui giornali. Stavo già pubblicando appunto sulle meringhe, sulle patatine fritte. Sapevo quello che avevo letto sui giornali. Avevo letto che c'era questo contadino canadese che aveva avuto una contaminazione della colza GM della Monsanto, è arrivata la Monsanto, gli ha sequestrato tutto il campo, gli ha fatto causa. E avevo letto che c'erano stati dei suicidi in India, ho letto quello che si leggeva sui giornali. Ogni tanto pubblicavo sempre sulle scienze, oltre alla mia rubrica cartacea, diciamo mensile, anche delle news, delle notizie di vario tipo che mi chiedevano, a volte di chimica o a volte di storia della matematica o dei giochi matematici. Sono appassionato di giochi matematici. Insomma, un anno il direttore mi dice: vabbè, vai, visto che tu hai comunque così, hai annusato un po' il tema degli OGM un po' alla lontana, vai a vedere le statistiche, vai a vedere un po', raccontaci un po' la storia, facci un articolo ad hoc in cui fai la fotografia dello stato dell'agricoltura transgenica nel mondo. Vabbè, allora io vado, e come faccio per ogni diciamo, argomento che decido di scegliere, che siano le meringhe, il chilometro zero o appunto la dieta crudista o se le patate nere davvero sono tossiche o meno, vado a vedere sulla letteratura primaria, cioè non mi rivolgo alle riviste né ai giornali, mai men che meno ai giornali italiani, alle riviste italiane che sono di una qualità abbastanza deprimente, ma neanche, cioè, vado a vedere la letteratura primaria, vado, ci sono una marea di riviste di tutti i tipi, a cui fortunatamente, lavorando in università, ho accesso. Allora vado a vedere lì, così come ho fatto per le meringhe, sono andato a vedere quello che c'era, e non mai un singolo articolo, perché il singolo articolo non significa niente, questo lo imparo, cioè, non significa niente nel mio campo, che è insomma iper teorico delle simulazioni, figuriamoci in un campo molto più complicato come la nutrizione, l'agricoltura. E quindi mi leggo centinaia di articoli e faccio una fotografia dello stato degli OGM nel mondo. Era il 2004-2005. E lì, mentre leggevo tutta questa letteratura scientifica, non solo scientifica, anche perché molti di questi argomenti toccano anche altri campi, quindi toccano l'antropologia culturale, gli aspetti economici, gli aspetti sociali, quindi mi sono letto tutta una serie di articoli, diciamo, peer review. Mi sono accorto che quello che io avevo recepito dai giornali erano un sacco di balle, erano sostanzialmente un sacco di balle. E mi sono arrabbiato, cioè ho scoperto quella storia, adesso non la racconto, ma poi l'ho raccontata nel libro, questo famoso contadino canadese che era stato contaminato dagli semi OGM della Monsanto, poverino, era stato. Questo qui, sono andato a vedermi la sentenza, perché poi lui ha fatto appunto, la Monsanto gli ha fatto causa, ci sono stati 3 gradi di giudizio fino alla Corte Suprema, sono andato a vedermi gli atti, tutto pubblico, mi sono letto tutte e 3 le sentenze. E quello che lui dichiara in un tribunale era completamente diverso da quello che dichiarava i giornali ripetevano. Per cui
questo contadino canadese era stato condannato perché lui aveva deliberatamente preso della soia OGM senza doverla pagare, perché chiaramente la Monsanto si poteva far pagare, ed è stato accusato appunto da Monsanto sostanzialmente di non volere pagare le royalties. Non era una contaminazione accidentale, perché aveva sostanzialmente il 98% della soia che era OGM, quindi l'ape birichina, come si legge, no? Ancora adesso nei comunicati di Slow Food o di Greenpeace che va a contaminare, non c'entrava niente. Quindi io mi sono arrabbiato prima di tutto con i giornali da cui avevo preso le informazioni, quindi insomma, Repubblica, Corriere, Poi mi sono arrabbiato con me stesso, ho detto, sei un pirla, perché ti sei fatto fregare, cioè, perché è un campo in cui tu non sai niente e ti sei bevuto tutto quello che vari giornalisti ti hanno raccontato. E allora lì mi è scattato un po' la voglia di indagare un po' di più sul campo appunto degli organismi geneticamente modificati e poi anche di altri argomenti in cui ritengo che il cittadino medio, non solo italiano, perché poi se uno va a vedere anche in altri stati europei non è molto diverso, diciamo, le informazioni che dovrebbe ricevere non sono sufficientemente supportate da una forte base scientifica, e specialmente nel campo del cibo, di quello che ci mangiamo. Per cui ho deciso di andare a indagare tutte le varie cose che io appunto avevo recepito, avevo imparato. Io vado in giro con la guida Slow Food, perché sono un sacco di locali ottimi, però appunto quando sentivo Slow Food dice il chilometro zero, salviamo il pianeta, allora lì ho deciso, vabbè, andiamo a vedere. Se io non lo so se effettivamente è vero, di sicuro ne ha anche tantissimi lettori, e quindi sono andato a vedermi degli articoli, e ce ne sono tanti, scopri che ce ne sono tantissimi, insomma, in cui fanno i calcoli o fanno le misure e misurano se effettivamente dal punto di vista del, non so, dell'emissione della CO2 nell'ambiente è più conveniente mangiarsi se uno vive ad Amburgo è più conveniente mangiarsi un agnello allevato in una fattoria tedesca oppure farselo arrivare dalla Nuova Zelanda. E uno scopre che è dal punto di vista dell'emissione della CO2 che è più conveniente farselo arrivare dalla Nuova Zelanda. Quando l'ho letto ho detto, cavolo, ma perché? No, ma com'è possibile? Poi uno ci ragiona, no, però te lo devono dire, lo devi trovare letto, guarda che in Nuova Zelanda l'agnello sta fuori, non avete mai visto, cioè, avete visto il Signore degli Anelli, no? È girato l'Hobbit, è girato in Nuova Zelanda, no? Ci sono questi spazi, il clima è mite, l'agnello sta lì fuori, mangia, bruca l'erba e poi dopo un po' gli tirano il collo, no? La gallina, comunque, lo macellano e lo suggerono e lo mandano in nave ad Amburgo. L'agnello a chilometro zero, per chi vive ad Amburgo, è allevato in una fattoria ad Amburgo. Ad Amburgo fa molto più freddo che in Nuova Zelanda. E quindi, come non lo lasci fuori al freddo a morire, lo devi riscaldare. E quindi il costo del riscaldamento uno lo deve tenere conto nelle emissioni di CO2. Alla fine c'è gente che fa questi tipi di analisi, si chiama life cycle assessment, cioè il calcolo del ciclo di vita di un prodotto, e si scoprono delle cose appunto inaspettate. Ad esempio appunto che l'agnello può convenire se uno vive ad Amburgo, magari se uno vive in Sicilia no, ma ad Amburgo sì, in Germania consumano tanti agnelli. Anche le mele, noi siamo abituati a mangiare le mele tutto l'anno, dimenticandosi che le mele insomma da fine estate, inizio autunno si raccolgono, per cui se uno le mele le mangia adesso, se sono pure mele a chilometro zero, magari qui arrivano dal Trentino, però se non sono rimaste immagazzinate a 2 gradi in atmosfera controllata per tutti questi mesi, quindi c'è un costo energetico. Quindi snobbare le mele che arrivano dove le stagioni sono quelle giuste, quindi dall'altra parte, tipo dall'Argentina, no? Il classico per Williams o le mele, può non essere così assurdo, nonostante il volo aereo, può non essere così assurdo. È chiaro che a volte le cose sono palesemente assurde, perché se qui a Padova vi bevete l'acqua minerale che arriva da Roma e a Roma si beve l'acqua minerale che arriva dalle valli del Pasubio, è chiaramente una assurdità, ma sarebbe meglio che ognuno si bevesse la sua, addirittura pigliarsi quella del rubinetto, che da quello che leggo è mediamente meglio delle acque minerali. Quindi io ho scoperto che c'era una miniera di informazioni
scientificamente abbastanza affidabili, abbastanza, dico, perché più si va verso l'organismo umano, gli effetti di nutrizione, più gli esperimenti sono sempre più difficili. Quindi io parto sempre dai miei simulazioni, dei miei atomi di elio che girano, è lì tutto controllato. Andare a vedere se mangiare una certa cosa fa bene o fa male, che è la cosa che mi chiedono sempre tutti, si risponde non si sa. Ecco, è molto più facile scoprire un veleno che ti ammazza immediatamente che non scoprire se una cosa che uno mangia per 10 anni ha un effetto positivo o negativo. Per cui più si va verso, diciamo, gli effetti dell'organismo umano, ecco, meno se ne sa. Ma anche il fatto che se ne sa poco è una notizia. Perché spessissimo noi siamo bombardati tutti i giorni da informazioni che ci dicono, adesso una cosa che mi chiedo, ho visto l'altro giorno, mangiati le bacche di goji, o goji, non so come si dica, che sono una cosa fantastica per gli antiossidanti. E ma perché i mirtilli c'hanno anche loro gli antiossidanti, cioè, ma quante bacche di goji mi posso mangiare? No? Oppure guarda che se vai non so, negli Stati Uniti, cioè, il formaggio è visto come il veleno puro, quindi ci sono, adesso sono usciti anche dei libri che lo massacrano. Io però il mio bel formaggio, quello buono, mi piace mangiarlo, e voglio vedere se effettivamente. E allora uno va a scoprire che spesso molte di queste, cioè, queste cose che vengono sbattute sempre in prima pagina con il titolo tipo scienziato scopre che, no? Oppure una nuova ricerca dice che, cioè, come se la nuova ricerca debba per forza essere migliore di quella dell'anno scorso, no? Cosa che chiunque fa ricerca, diciamo, tutti i giorni sa benissimo che non è così. Uno deve prendersi 10 articoli e cercare di avere un quindi ho scoperto che comunque c'era una serie di informazioni utili per il lettore comune mediamente interessato alla parte scientifica, chiaramente. E quindi ho deciso che, oltre alle meringhe, alle bistecche e al pan di Spagna, mi volevo interessare anche degli OGM, della cultura biologica, adesso della biodinamica. Ho fatto arrabbiare qualcuno in questi giorni, perché comunque c'è comunque tanta informazione scientifica, non sempre tutto affidabile, ma lì sta anche a me l'andare a capire un po' fin dove sono speculazioni di chi le scrive un articolo e fin dove invece ci sono degli dati. E quindi ho iniziato nel blog soprattutto a parlare di questi argomenti, che hanno subito generato un sacco di discussioni, perché specialmente in un'epoca, ho iniziato appunto con gli OGM e poi ho trattato, non perché mi paga Monsanto, di solito quando uno mi dice ma chi ti paga, dice Monsanto, ma magari mi pagassi, io sono ricercatore, non sono neanche associato, sono un ricercatore, ecco che c'ha lo stipendio di 2200 euro più o meno mensile. Quindi ho iniziato a toccare questi temi che hanno subito scatenato una discussione in rete, che però fortunatamente è, a differenza di quello che succede nei tipici forum, nei gruppi di Facebook, è sempre abbastanza pacata. Cioè io faccio da moderatore, seguo la discussione, anche se no, ormai non riesco più sempre a rispondere, perché ci sono articoli che hanno più di 1000 commenti, e a volte gli articoli, sinceramente, i commenti della discussione sono più interessanti dell'articolo iniziale che avevo scritto io. Se vi leggete l'articolo sul latte crudo, per esempio, ha forse 1800 commenti, e sono, ecco, io non censuro mai nessuno, cioè, la mia regola è: mi insulti, va bene, anche gli insulti, non accetto che tu insulti qualcun altro dei partecipanti, cioè bisogna comunque discutere bene. Se tu mi insulti, sei un troll, ti ignoro e so che prima o poi ti faccio un po'. Non ho mai, ho bannato solo una persona in tutta, appunto, i milioni e passa di persone che sono andate sul blog, perché era uno di quelli che faceva, copia e incollava sempre lo stesso post, a ripetizione, non partecipava alla discussione, faceva questi post chilometrici, ogni 2 o 3 faceva il copia e incolla. Per inciso è un collega, no, collega, non chimico, è un economista agrario, vabbè, ma è l'unica persona che dopo un po' ha detto, perché stava distruggendo la discussione tra le varie persone, e quindi l'unica persona che ho mai bannato, insomma, è nato subito. Quindi è un luogo di discussione il blog, che prende dei target diversi, appunto, perché quando parlo della meringa o del prima di Natale ho fatto vedere come si fa, applicando a volte appunto cose di chimica semplice, ho fatto vedere come si può fare un estratto di vaniglia veloce aumentando la temperatura, sono andato ad andare a vedere
sono andato a vedere in letteratura quali erano le condizioni migliori per estrarre la quantità maggiore di composti aromatici dalla vaniglia e ho scoperto che una miscela 50% alcol e 50% acqua, che è più polare, riesce a estrarre il meglio dalla vaniglia. Quindi invece nelle ricette di cucina spesso si dice di estrarre solamente con alcol, perché l'idea, che però è sbagliata, ma uno se non lo sa, se non ha fatto chimica, che se uso alcol pure estraggo di più, è sbagliato. Poi ho detto vabbè, adesso aumentiamo la temperatura, ho usato un po' di accorgimenti e ho dato la ricetta per estrarre, fare un estratto di vaniglia poi utilizzabile per fare i biscotti o aromatizzare dei dolci nel giro di una settimana. Ecco, quando faccio posti di questo tipo attiro appunto chi è interessato alla parte prettamente culinaria. Tantissimi chef, tantissimi cuochi, spesso loro mi scrivono personalmente, non hanno il coraggio di fare delle domande pubbliche, ma allora mi scrivono chef stellati, cioè gente che ha 2-3 stelle Michelin, però non hanno il coraggio di apparire forse. Quando invece scrivo appunto gli articoli sugli OGM, ho una marea di commenti sia proprio contro, anzi io non, ripeto, siccome proprio non censuro niente, però con la mia presenza cerco di abbassare sempre i toni, le discussioni sono quasi sempre, si mantengono a livello assolutamente accettabile. E c'è una marea, vengo di studenti di biotecnologie, non so se c'è qualche studente di biotecnologie, ecco. Studenti di biotecnologie che mi dicono finalmente un posto dove io riesco a, non mi danno della serva di Monsanto o cose di questo genere. Quando invece parlo di agricoltura, di altre, ci sono agricoltori, ci sono agronomi, quindi sono varie nicchie che però prese una assieme all'altra fanno appunto un sacco di. Allora, io volevo lasciare, per farla breve, poi dal blog sono nati questi due libri, che qualcuno di voi probabilmente ha conosciuto, ha letto. Questo è il primo, Pane e Bugie. Io ero uno sconosciuto, nessuno mi voleva pubblicare dei libri, se io avevo già scritto un libro, che è un libro di giochi matematici del 400. Perché io e una mia amica filologa abbiamo tradotto e commentato un manoscritto di giochi matematici di frate Luca Pacioli, una figura famosa. Però io quindi l'abbiamo fatto, nessuno mi voleva, avevo contattato casa editrice, nessuno mi ha pubblicato, per cui l'abbiamo lasciato nel casello. Poi una volta che sono diventato più famoso, adesso me l'hanno pubblicato. Quindi il secondo libro che ho scritto, ma il primo che è stato, no, il primo è stato poi questo, l'ho scritto contemporaneamente. Mi chiamano da Chiare Lettere, che è una casa editrice molto aggressiva, è diventata famosa per il travaglio contro Berlusconi, sulla mafia, di questo tipo. E volevano un po' cambiare target, noi non possiamo fare sempre cronaca giudiziaria con 10 libri di travaglio che parla dei processi di Berlusconi o quelli della mafia o appunto il cemento, la cementificazione. Vogliamo fare cose un po' diverse. Ci sei stato consigliato da Antonio Pascale, se qualcuno di voi lo conosce, è un agronomo che scrive anche appunto di questi temi, ha scritto un bellissimo libricino, si chiama Scienze e Sentimento, se qualcuno di voi lo vuole prendere, è molto bello. E vabbè, allora mi chiamano e dice vabbè, vogliamo fare un libro, che cosa ci proponi? E allora io ho pensato di mettere insieme un indice, estraendo dal blog proprio quegli argomenti che erano più politici, più anche più provocatori. Quindi il chilometro zero, in cui avevo scoperto che non è sempre vero che comprare le cose a chilometro zero ha senso dal punto di vista ambientale. Poi si scopre, poi se uno magari l'ha letto, che in realtà il consumo maggiore non è, come potrebbe venire in mente, il trasporto, ma il consumo maggiore è nella produzione della stragrande maggioranza dei prodotti e poi paradossalmente anche nel consumo finale, per cui magari uno sta tutto attento a non consumare, ad andare a comprare le patate sotto casa e poi magari le fa arrosto e tiene il forno acceso per un'ora e invece di fare al microonde che consuma di meno. Chiaro che sono meno buone le patate del microonde, però ecco, per dire che è un po' complicato. Quindi ho messo insieme una serie di capitoli parlando dell'agricoltura biologica, del chilometro zero, del latte crudo, era una cosa che era successo degli OGM, ho raccontato questa famosa
famosa storia del contadino. E il libro appunto è stato un immediato successo anche per loro. Io ero quasi ancora sconosciuto, comunque, a parte la rete che mi conosceva per le meringhe, per qualche cosa, però diciamo là fuori, se tu non pubblichi qualcosa su carta stampata, non sei nessuno. Nessuno mi aveva mai chiamato in televisione o intervistato, anche se avevo uno dei blog comunque più seguiti. È stato un immediato successo. In un giorno è andata esaurita la prima stampa che era credo di 3-4.000 copie, la stampa tipica di un saggio se tu non sei se sei un signor nessuno. E in un giorno è stata esaurita subito, senza nessun tipo di pubblicità. E quindi ne hanno ristampate, adesso sono arrivati credo alla 10ª o 11ª. È stato un successo. E qui ho raccontato appunto tutta una serie di cose o di leggende che si raccontano, andando a trattare anche aspetti più nutrizionisti, tutte le bufale che si raccontano sullo zucchero, sul fatto che lo zucchero viene raccontato lo zucchero di canna come se fosse ricco di oligoelementi, che fa bene, così invece lo zucchero raffinato, quello bianco, è il veleno, è una cosa. Poi a me da chimico il termine raffinato è un termine positivo, no? Vuol dire tirare via le schifezze, no? La raffinazione è una purificazione, invece uno scopre la necessità di dei corsi di comunicazione. Là fuori il termine raffinato è un termine negativo, fa venire in mente le raffinerie di petrolio, fa venire in mente i cereali, che quelli sì, raffinando si perde una serie di... Insomma, ho parlato del glutammato, ho raccontato che il glutammato è il sale dell'acido glutammico, che è un aminoacido che noi ci produciamo da noi, che è l'aminoacido più contenuto nel latte materno, e che il record mondiale del contenuto di glutammato, che è l'insaporitore che si usa in tantissime altre cose, è il parmigiano reggiano, per cui è uno dei formaggi che ha il record mondiale di contenuto di glutammato, ed è per questo che è così saporito. Non sia mai, appunto, perché il glutammato è una delle varie bestie nere di tutta una serie di bufale che girano sull'argomento. Cioè, qualcuno dice che ci sono queste scie chimiche addirittura che buttano giù glutammato, non si capisce perché. Il mondo più buono. Non si capisce perché, no, perché ci sono varie versioni. Perché poi i complottisti sono bellissimi da studiare, perché non è che sono tutti uguali, ci sono quelli che credono nelle scie chimiche, spero nessuno qui. Però poi dico, ma che cosa buttano giù? E lì si dividono e si litigano tra di loro, perché c'è qualcuno che dice no, buttano giù degli OGM. Qualcuno dice buttano giù del glutammato, facciamo la zuppa, no? E altri invece una cosa che si chiama orgone, qualcosa del genere. Vabbè. Insomma, è stato un successo, e siccome qui ho raccontato appunto le leggende che vengono spesso raccontate o che girano in rete, appunto sullo zucchero e glutammato, ho parlato di o appunto raccontate e da associazioni, diciamo così, ho parlato di slow food, ho parlato di Coldiretti, ho parlato malissimo nei giornali, avevo lasciato fuori tutta la parte invece delle balle raccontate dal marketing, cioè comunque mi ero comunque occupato sul blog, quindi diciamo io ho pubblicato questo libro e ho avuto, ho tuttora, il bollo di nemico dell'agricoltura biologica e diciamo, pagato da Monsanto, perché ho raccontato, quindi, andando sempre a vedere sulla letteratura scientifica, che cosa è effettivamente l'agricoltura biologica. Cioè mi sono chiesto se sia vero che, se era vero che i prodotti biologici sono più nutrienti, come si sente dire nella pubblicità, che è una roba che uno dice a priori, ma perché dovrebbero essere, però comunque si dice, vado a vedere, ci sono degli studi su quello. È vero che hanno un impatto ambientale minore? In parte è vero, in parte no, bisogna andare a discutere. È vero che non utilizzano pesticidi? No, non è vero, perché se uno deve coltivare non per diletto nel proprio giardino, ma deve vendere quello che produce, deve difendersi dai parassiti. Allora, possono usare dei pesticidi naturali, però il termine naturale per un chimico mettersi di quelle bolle, perché la tossicità, le proprietà di una sostanza non dipendono da chi l'ha fatta, insomma. Quindi si usa un sacco di solfato di rame perché è naturale, poi in realtà si produce industrialmente, no? Poi sono queste visioni bucoliche. Lo zolfo si usa perché è naturale, è un sottoprodotto della raffinazione del petrolio, perché grazie a Dio le solfatare non ci sono più, ecco. Però poi uno c'ha questa immagine bucolica.
Per cui, per esempio, lo zolfo, il rame è un metallo pesante, tossico, che non si degrada nel terreno così facilmente come magari invece delle molecole organiche. Per cui si accumula, e siccome in agricoltura biologica certi tipi di pesticidi, fungicidi così, che sono di sintesi, per scelte ideologiche non si possono utilizzare, sono costretti a utilizzarne altri, quindi non necessariamente l'impatto ambientale è minore. Ho raccontato un po' di cose, diciamo, che hanno messo non in cattiva luce, ma diciamo, nel mio punto di vista, nella cornice corretta, quello che si sa su queste cose. Però avevo lasciato fuori l'industria e quindi sono stato subito bollato dicendo: ah, ma guarda, tu non hai parlato male, non hai parlato male di questo, non hai parlato male di quest'altro. In realtà io nel blog avevo già affrontato questi temi, solo che, ancora una volta, quello che conta è quello che uno scrive sulla carta, perché poi per i giornalisti della carta stampata i blog, i bit, i pixel non esistono ancora, vengono ancora tuttora snobbati. E allora il secondo libro mi sono dedicato alle leggende o alle frottole che spesso vengono raccontate dal marketing, quindi il selenio nelle patate, ma serve davvero? E quanto ce n'è? Il camut è davvero l'antico grano dei faraoni? No. Guarda le proprietà miracolistiche? No. Per cui, insomma, quindi, dopo questo libro non possono più dirmi che mi pagano le multinazionali alimentari perché le ho trattate male. Tant'è vero, non l'ho fatto con questo libro, ma con questo, perché qui diciamo, ho parlato male, tra virgolette, poi amichevolmente, no? Ho preso un po', ho fatto notare alcune contraddizioni di Slow Food, di Coldiretti, di Verdi, così via. Ma non ho mai, qualcuno mi dice: ma qualcuno ti ha querelato? No, perché è tutto documentato. Questo io applico ai miei articoli esattamente lo stesso modo di scrivere che applico quando scrivo un articolo sui miei famosi cluster di video, cioè tutto documentato, deve essere citato. Quindi c'è tutto, ogni cosa che dico è citata e non su la Gazzetta Vatte la Pesca o un sito web impresentabile. Deve essere, diciamo, o istituzioni internazionali, la FAO, l'OMS, o riviste scientifiche dotate di peer review. Però qui nessuno mi ha mai querelato, nessuno mi ha fatto niente. Con questo libro invece, prima di pubblicarlo l'ho fatto leggere da un avvocato perché va bene che però come si chiama la Camus International è una potenza, il consorzio della patata di Bologna che vende la selenella ha un budget pubblicitario di qualche milione di euro solo per la pubblicità, quindi fare causa al povero ricercatore sfigato poi la vinco perché è tutto documentato, però intanto uno si becca la denuncia. Per cui l'ho fatto leggere da un avvocato, cioè della casa editrice, e l'avvocato mi ha risposto dopo una settimana e mi ha detto: prima di tutto ne voglio tre copie. però vai tranquillo perché comunque è tutto documentato, non ti possono fare niente. Magari, chiaro che non puoi escludere che qualcuno lo faccia, perché qua succede, le grandi aziende spesso denunciano, cioè fanno appunto, ti attaccano dal punto di vista legale per farti star zitto a volte. Però ecco, devo dire che non mi è capitato. Si sono lamentati, ho ricevuto una lettera di protesta sia dal consorzio della patata di giustamente io dimostro, date alla mano, che non serve, cioè il selenio aggiunto nelle patate è assolutamente insignificante. Primo, secondo, la dieta media degli italiani, con dati dell'Istituto Superiore di Sanità, la dieta media dell'italiano non ha carenze di selenio e quindi non c'è bisogno. Se ce ne fosse, l'autorità nazionale avrebbe già istituito dei passi, come ha fatto proprio col sale iodato, perché nel passato lo iodio era una carenza, quindi c'era il gozo, per cui in Italia, insomma, se uno in mancanza di un'analisi personale, tutti questi integratori non servono. Però ecco, servono a far vendere, perché c'è la carota con lo iodio, c'è la patata col selenio, c'è tutta una serie di cose, addirittura vengono i pastigliozzi con questi integratori, che nella maggior parte dei casi sono abbastanza inutili. Però è chiaro che, insomma, si sono lamentati, dicendo: ma tu non hai raccontato che una lettera di protesta sia della Camut che della patata di selenio, selenella, però non mi hanno querelato. Quindi niente, questa è la mia, sono parlato di troppo. Io adesso se mi volete, di sicuro mi vorrete chiedere quello che. Ma io sono qui. Aspetti, che lei. Ho anche qualche. Sono venuto apposta. Volevo però.
prima di farmi delle domande, è difficile quando si tratta di questi argomenti che scatenano delle emozioni, è difficile anche raccontare delle cose che vanno contro, quando uno ha una opinione che si è cristallizzata e ci ha anche investito emotivamente, è difficile dire guarda, quello a cui tu hai creduto è sbagliato, è falso, addirittura ti hanno ingannato, senza che ci sia una reazione emotiva dall'altra parte molto molto forte. È una cosa che io do assolutamente per scontato, perché io sono sempre, anche quando mi insultano sono anche abbastanza calmo, lo so, perché capita anche a me, tutti noi abbiamo delle convinzioni appunto che magari nel nostro campo cerchiamo di limitare, no? Io quando faccio il referente di un articolo del mio campo, certo, magari mi sta sulle balle quello che l'ha scritto, cerco di essere il più rigoroso possibile. In altri campi in cui non ho avuto delle informazioni scientificamente accurate, mi sono creato io delle credenze, e in alcune cose ci credo, per cui so benissimo che quando sono andato per la prima volta a dire guardate che gli OGM non ha senso prenderli tutti come una categoria e dire fanno tutti bene o fanno tutti male, non ha senso, è come i funghi, no? I funghi sono i funghi buoni e i funghi cattivi, bisogna andare caso per caso, quindi se tu credi che facciano tutti male perché sono stati usciti da un laboratorio, guarda che stai credendo una cosa sbagliata. È chiaro che c'è una reazione contraria, così come quando ho raccontato, per fare un esempio meno problematico, ho raccontato che a volte si assumono, paradossalmente per chi non lo sa, più nutrienti cuocendo delle cose che non mangiandole crude. Siccome va molto di moda negli Stati Uniti e sta arrivando anche qui la dieta crudista, mangiamo tutto crudo. Perché? Perché così non distruggiamo le vitamine, non distruggiamo i sali minerali, poi i sali minerali non si va bene, si sente anche così. Allora io ho scritto un articolo dicendo guardate che non è mica vero che tutti i nutrienti si assumono mangiando cose crude, e ho fatto degli esempi reali, quindi le carote, no? Immagine salutistica per eccellenza, una ragazza che si sgranocchia la carota cruda, ecco, così sappiate che assume il 4% del beta caroteno, perché i beta caroteni sono dentro nelle cellule, le cellule vegetali sono ricoperte di cellulosa, noi non siamo erbivori, non sappiamo distruggere la cellulosa, per cui rimangono dentro. Allora, se invece cuociamo queste benedette carote, iniziamo a sfaldare le cellule, le pareti cellulari dei vegetali, quindi riusciamo a far sì che poi i nostri enzimi nell'intestino, prima l'acido nello stomaco, riescono a estrarre un po' più di carotene. Se poi oltre a farle bollire magari le fai saltare con un po' d'olio, visto che i caroteni si sciolgono nei grassi e non sono idrosolubili ma sono liposolubili, ne assumi ancora di più. Quindi ho scritto una cosa così, dicendo le vitamine, va bene mangiare la frutta, alcuna frutta perché la mangi cruda, ma anche le cose cotte, altrimenti stessa cosa con il licopene ne parla tantissimo, i pomodori, licopene, se uno non cuoce il pomodoro non se lo assorbe. Quindi scrivo una cosa così che sembra abbastanza innocente, anche qui si scatenano le reazioni emotive, perché chi ci ha investito emotivamente, chi ci crede nella propria dieta, perché diventa un'identità di sé, così come quelli che combattono Monsanto perché pensano di fare del bene, o perché o le mamme che comprano sempre il cibo biologico anche perché magari anche se costa 2-3 volte tanto perché credono di fare del bene al proprio figlio. Quindi quando c'è un investimento emotivo, io mi aspetto che se dico guarda, la situazione che dice la scienza è questa qua, io ti dico che è così, fai quello che vuoi, mi aspetto comunque delle reazioni negative. Per cui lo do anche per scontato, e so anche che qui, per esempio, di sicuro molti di voi saranno contro gli OGM, saranno favorevoli contro il glutammato, non lo so, se non è un'aula di chimica spero di no, ma però non si sa mai. Per cui ecco, comunque volevo rassicurare tutti che io non sono pagato da Monsanto, no? E però vi leggo una cosa, poi vi lascio la parola a voi, no? Sulla pagina che mi ha colpito. Sulla pagina dell'evento su Facebook, no? In cui gli studenti annunciavano che mi avrebbero invitato,
qualcuno si è lamentato. Vabbè, insomma, io non sono imparziale, volevo leggere una cosa. Considera uno dei ha detto che viene qua, insomma, no, non lo dico il nome, ma speriamo che sia qui, ma il punto che volevo, non mi interessa, no. Il punto è, lui dice, considera, per dire, voi avete sbagliato a invitare questa persona, considera che non c'è nel suo libro nessun accenno all'inquinamento chimico prodotto dalla Monsanto. Allora, immagino che si riferisca al libro sull'OGM, che con l'inquinamento chimico non c'entra niente, no? Però l'idea che quando ci sono dei nemici, per qualcuno è Monsanto, per qualcuno è global warming, perché per qualcuno è, insomma, è la teoria dell'evoluzione, no? Perché ognuno poi c'ha, cioè, per qualcuno sono le scie chimiche. Quando c'è il nemico e una persona che ascolti non parla male del tuo nemico, oppure non parla bene di chi a cui tu credi, è automaticamente uno a cui non credi. Questo è un fenomeno psicologico che abbiamo tutti, quindi non è che nessuno si può tirare fuori. No. Allora, quando mi fanno notare queste, scrivono sulla mia pagina, sul blog, ah, ma tu non hai parlato di inquinamento chimico, parliamone, ma non ne ho parlato perché non c'è, prima di tutto non c'entrava niente, poi non so che cosa ti riferisci genericamente come inquinamento. Però questa è una cosa abbastanza tipica. Uno si stupisce sempre, questo è un errore che fanno spessissimo i miei colleghi, diciamo, scientifici che provano a fare la divulgazione scientifica. C'è l'idea, che è sbagliata, che basti raccontare i fatti scientifici e siamo tutti a posto, e tutti ci credono. Non è così, perché quando si trattano di argomenti sensibili, la scienza non riesce a scalfire delle posizioni. Solamente la scienza riesce a scalfire delle posizioni molto, molto radicate, specialmente se hanno delle implicazioni politiche. Questo è chiarissimo anche negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è una situazione per cui, anche se non è facile fare un ragionamento come qui in Italia, ma insomma, distinguiamo tra destra e sinistra, no? Tra repubblicani e liberi. Allora, i repubblicani accusano i democratici, no? I liberal, di essere anti-science, di non tenere conto della scienza, quando i liberal, i democratici sono contro le biotecnologie, gli OGM. I liberal, perché effettivamente la maggior parte degli articoli scientifici dicono che non ti fanno venire le corna, non ti avvelenano, sono più o meno, insomma, bisogna andare a vedere caso per caso, ma sono piante come le altre. D'altra parte invece i liberal, i democratici, accusano i conservatori di essere anti-science quando parlano del global warming o dell'evoluzione, e non se ne esce da questa cosa qua. Cioè la stragrande maggioranza degli scienziati, dei climatologi, così, dice che il global warming esiste, cioè non, è un fatto. La stragrande maggioranza di chi studia dei biologi dice che l'evoluzione c'è, è un fatto, ma non c'è mai in nessun campo scientifico il 100%, l'unanimità non esiste mai, no? Io se mi metto lì su PubMed, su Google, solo trovo qualcuno che dice, che con date, con la sua pubblicazione, che il fumo fa bene. Fate l'esperimento, per qualsiasi cosa voi troverete sempre un articolo, perché sì, perché magari l'esperimento è venuto male, perché magari c'è della mala fede, così. E quindi cosa succede? Che le parti citano sempre, no? Si chiama il cherry picking, quello che dice le cose a cui io credo, per cui quelli che non credono, che i conservatori più duri, che non credono alla teoria dell'evoluzione, citano, e ci sono, dei biologi, quindi professori universitari di biologia, che dicono no, che l'evoluzione, no, che c'è l'intelligent design, oppure citano l'1% dei climatologi che dice no, che non è vero che c'è il corpo. Quindi, e questo è un trucco che c'è anche qui in Italia, no? Per cui spesso quando voi andate a sentire le conferenze di chi è, non so, dando l'esempio del OGM, perché credo che in Italia il global warming non mi interessi, per adesso almeno non c'è un grosso dibattito politico, però ecco, guarda caso, quando sugli OGM i favori degli OGM mi tirano sempre fuori quelle due o tre persone che sono, diciamo, hanno un'autorità, che sono magari professori universitari, e che apertamente dicono che fanno male o che non si deve fare. Quindi so, Gianni Tamino, Marcello Buiatti e pochi altri, sono sempre gli stessi, no? Quello che io cerco di fare è andare, prendo un tema, leggo tutto,
se il 99% della letteratura scientifica dice una cosa e l'1% dice di no, lo leggo, lo guardo, lo cito, però dico ragazzi il 99% dice qua, e non aspettate di avere il 100% perché il 100% non c'è neanche nei miei cluster di Elio, cioè, no? Quindi io adesso faccio fare le domande che volete, vabbè, comincia lui perché è però breve, brevissimo, lei ha parlato, poi vi ripeto la domanda perché lei ha parlato della dieta da crudispo, no? Sì. C'è un'altra dieta che è la cosiddetta dieta al capo, che pretende di somministrare determinati cibi che farebbero alcalinizzare il sangue piuttosto che altri che invece lo rendono acido. È inutile spiegare loro che l'equilibrio acido-basico nell'organismo umano è autoregolante, sì, poi perché se non fosse così moriremmo. È perfettamente inutile. Io desidero, e poi c'è un'altra domanda. No, una domanda. Un'altra. Sì, ecco, la dieta, ecco, ci sono le diete più impensate sul web, no? Alcune che uno dice, vabbè, dieta paleolitica, ti mangi tutto quello che è disponibile, che era disponibile al cacciatore raccoglitore. Vabbè. Poi ci sono delle diete che sono delle vere e proprie panzane. La dieta anticancro basata sull'idea che si distinguono i cibi tra acidi e alcalini. Perché l'idea, uno trova delle tabelle, scrivete sul vostro iPhone dieta alcalina, cioè vengono fuori tabelle allucinanti. Io non me ne sono mai occupato direttamente della dieta, di questa roba qua, perché non ha senso. Infatti quando qualcuno sul blog arriva, perché io ho scritto invece un articolo sugli alimenti, sul pH degli alimenti, e ho raccontato che l'unico alimento alcalino misurato col pH-metro è l'albume, che ha pH 9. Tutti gli altri alimenti sono dal 7 in giù, e la maggior parte di quelli sono piuttosto acidi. Io ho raccontato questa cosa appunto dal punto di vista per fare qualche esperimento con gli indicatori. Manco sapevo che c'era questa dieta basata sull'alcalinità o sull'acidità presunta di quello che fanno gli alimenti quando li mangiamo, cosa che è priva di senso, prima di tutto perché il nostro stomaco ha pH 1, perché c'è dell'acido cloridrico, poi perché il sangue ha un tampone, perché sennò moriremmo, cioè non si schioda il pH dell'urina. Magari ogni tanto il pH dell'urina può variare un po', ma comunque mi arrivano un sacco di persone che mi dicono ma non è possibile che tu dici che solo l'albume è alcalino, prova, misura quel pH, ma no, ma perché la tabella del vario che è pubblicato su questo sito mi dice che non è così, prova, fai la prova, no? Oppure sono diete che non hanno nessuno. Poi uno dice, vabbè, incuriosito, vado a vedere sulla letteratura scientifica, magari è vero, c'è un effetto acidificante, e scopre che non c'è niente. Cioè, sono tutte cose inventate. È un po' come, non so se qua da voi c'è, dalle mie parti, in Lombardia, c'è un arzillo professore, che avrà 80 anni, che parla della dieta dei gruppi sanguigni. Cioè, è una roba che ha senso, no? Non c'è niente da dire. Per cui io quello che faccio è andare a vedere una radio dove sono tutti là. Vabbè. Tutti. Allora, io devo fare un intervento abbastanza lungo. Visto che era una discussione mangiando, ero preparato una cosa scritta. Lunga cosa vuol dire? No, 5 minuti. Ah, vabbè, no, non per me, che devi far sentire te. Sì. Tra l'altro mi sento un po' come se dovessi difendere l'articolo 18 a un'assemblea di Confindustria, perché non siamo da parte sulle posizioni sugli OGM. Ah, sugli OGM, ecco. Questo non mai su OGM. È vero, Questo è quello di Pordenone, ok, dici. Sono scritto delle cose, va bene. Allora, devo ringraziare. Allora, intanto ho il tuo libro qua. Ma tu sei quello che mi ha contestato. Ah, sei tu allora, Francesco! Tra di noi, cioè io apprezzo moltissimo sul mio blog che si instauri un dialogo, per cui proprio cazzio molto di più
diciamo, quelli che, perché chiaramente sono pieni, c'è un sacco di gente, di agronomi, biotecnologi, che a volte sono loro che insultano e scacciano via chi ha un'opinione diversa. Io invece agisco nel mio blog da difensore, dice, magari ha delle cose sensate da dire, cerchiamo di fare un po'. Speriamo. Allora, mi sono scritto. Dai, vedi. Devo ringraziarti per la fluidità del tuo libro, è veramente di facile lettura. Anche un ignorante può leggerlo e convincersi che tutto sia giusto e vero, scientificamente provato. Non è che puoi raccontarla a parole, sembra un po' finta così. L'emozione è molto importante. Dai, ok. Io sono ignorante in campo scientifico perché ho una formazione umanistica ed ero ignorante anche sugli OGM, appunto prima di occuparmi. Grazie al tuo libro ho capito alcuni aspetti degli OGM. Tuttavia, per mia fortuna, avevo scelto di fare la tesi sulle politiche che stanno riguardanti gli OGM. Mm-hmm. Quindi ho approfondito la questione e spesso ho dovuto accettare che tu nel libro non toccavi alcuni temi centrali nel dibattito sugli OGM. Le mie idee sono cambiate approfondendo, quindi all'inizio ero quasi favorevole, soprattutto per le tematiche che tratti, poi ho cambiato idea. Appunto, se mi fossi fermato alla lettura del tuo libro mi avresti veramente convinto. Dunque, vado a vedere, approfondendo le tematiche che tocchi sul libro, le ho confrontate con i dati che cito. Quindi, tu dici a pagina 210 tra la, il capitolo, vabbè, se qualcuno poi se lo vuole leggere, il capitolo miti da sfatare, dici che uno dei miti che circondano gli OGM è che sono tutti resistenti agli erbicidi. In pagina 210.11. Sì, gli OGM sono tutti resistenti agli erbicidi e infatti è sbagliato, non è vero. Esatto, dici però soltanto alcuni tra gli OGM in commercio sono stati modificati con l'obiettivo di renderli resistenti ad alcuni riservati ad altro spettro. Vado avanti. Così, ma è vero o no questa cosa? La. Su quattro, che sono le varietà più diffuse, in effetti la soia è quella che è stata geneticamente modificata per resistere agli erbicidi, ma anche tutte le altre ormai, anche mais, visto che hanno... Questo non è resistente agli erbicidi. D'accordo, quello è l'Europa 110. Sì, questo è l'unico che si può continuare. Allora, no, andiamo. All'interno di... Si trova... Però, vorrei, arriva al punto, perché anche altre persone potrebbero fare delle domande. Le hai dato 5 minuti, però. Sì, no, non sto misurando. Qualcuno sta misurando, va bene. All'interno del libro, infatti, adesso gli faccio anche vedere i dati. Li metto così possiamo vedere. Sì, sono quelli di ISA. All'interno del libro si trovano i dati distribuiti da ISA, l'agenzia di rappresentanza delle grandi multinazionali biotecniche. E si pone come inizio, è proprio scritto sul sito, di diffondere le biotecnologie, sì. Distribuire dati sugli OGM. Sono i dati che usa anche Greenpeace per contestare. Sono gli unici che abbiamo. Sì, esatto, sono gli unici che abbiamo. Tranne quelli degli Stati Uniti che sono localizzati, c'è il ministero. Sono dati del 2009, quelli che sono libro. Io qua ho dati del 2012, comunque c'è anche il dato del 2009. Dici, proprio riporto a chiare lettere, la caratteristica dominante è sicuramente la resistenza agli erbicidi. Sì. Perché la soia è la il 99, adesso credo il 90% della soia mondiale, esatto, è quella soia lì. Noi la importiamo milioni di tonnellate per dare da mangiare ai nostri animali, per fare il formaggio, il salumi. Sì. Poi dici distaccata ma in rapida crescita la resistenza agli insetti. Con il 18%. Ora nel grafico si vede che la linea è piatta. E c'è piatta di che cosa, scusa? La crescita degli OGM resistenti agli insetticidi. Stai confrontando due cose diverse. Quella linea che stai facendo vedere è quella che riporta l'ISA, è l'aumento delle terre, delle terre coltivate, no? E quindi io sto parlando dell'aumento dei tratti, cioè delle caratteristiche che ci vengono inserite negli altri OGM. Quest'anno, per esempio. No, ti stai riferendo a questi dati qua, esatto, no, perché riporti le percentuali tra le quali come stanno. È piatto, che cosa vuol dire? Cioè, che non sta crescendo, non sta crescendo. Quindi non è vero che gli OGM sono solamente alcuni, cioè si sembra dal tuo libro leggendolo
che gli OGM non comportano un utilizzo superiore di erbicidi e che anzi la positività degli OGM è che creino delle piante già resistenti agli insetti. Questa è la tesi fondamentale nel tuo libro. No. Sì, perché dopo ho scritto io il libro. Dopo aver detto appunto che però mi sa che 5 minuti stanno scherzando. Che erano i rapid da crescita, dopo aver detto quello, dici ripetiamo che gli OGM di tipo BT, ovvero quelli resistenti agli insetti, riducono l'uso di insetticidi. Sì. Qualunque sia il criterio di misura che si adotta, sia nei paesi avanzati sia in quelli di sviluppo. E nel bene ci sono tanti piccoli agricoltori quanti grandi latifondisti, è un fatto di cui dovrebbero rallegrarsi tutti. Come se effettivamente questi OGM resistenti agli insetticidi, resistenti agli insetti, si stessero diffondendo su larga scala da un momento, poi finisco all'ultima frase. La stessa cosa, vabbè, si deduce più avanti, dice addirittura, e non credo che sia una terminologia scientifica, funzionano egregiamente con benefici dimostrati sia per l'ambiente sia per l'uomo. Allora l'EFSA recentemente dice riguardo al Monsanto 810, lo saprai benissimo anche tu, ma si sapeva già anche prima, però peccato che tu tra i miti da sfatare non l'hai ricordato, quello che uccidono anche altri insetti, non solo gli insetti della piramide. Ho capito, ma è l'EFSA, no, perché quella è una cosa importante, è un danno ambientale, giusto? Sì, invece se io spargo gli insetticidi, gli altri insetti non muoiono. Gli insetticidi non emettono la proteina costantemente. Gli insetticidi, quando io li spruzzo, muoia tutto quello che c'è. No, infatti non è che ci sono. Parte non c'è il problema degli insetti. Vabbè, allora. E poi comunque questa tecnologia che bella che dice l'EFSA che è. Fa un video tutorial sulla sua pagina principale a favore, chiaramente. L'EFSA dice. La mitigazione, servono mitigazione del rischio, no, servono misure di mitigazione del rischio nel caso necessario per il fatto che appunto vi sono animali, non insetti, non obiettivo, sensibili che potrebbero essere eliminati da questo tipo di mais 810 dal BT11. Suggeriscono che queste misure di mitigazione non devono essere prese quando sono inferiori all'utilizzo di questo mais in un'area agricoltura, l'area utilized. Allora, qui abbiamo capito il punto, adesso rispondo. Perché sì, mi fanno, ho capito, mi fanno apicelli. Quindi, capito, questi OGM che tu sei favorevole. Vabbè, allora adesso. Necessitano di misure di controllo. Adesso fammi parlare. Io spiegami. Adesso un grande vantaggio. Allora, grande, grande. Abbiamo capito. Allora, beneficio per l'uomo. Allora, questo è. Questo è un tipico problema, cioè hai affrontato vari punti. Un punto che mi piace prendere in esame subito, essendo in studio di chimica, è quello del rischio. I rischi vanno sempre confrontati ad altri rischi, sempre, altrimenti non hanno senso. E questo vale spessissimo quando parlo di rischio chimico, di sostanze chimiche. Quindi, il confronto che va fatto, per esempio, per le sostanze, mais come questo o sta parlando del cotone, in realtà quello a cui mi riferivo lì erano i dati del cotone, perché il 90% del cotone indiano e cinese è resistente agli insetti, non agli erbicidi. Quindi con tutto il cotone che voi avete addosso che arriva dall'India, dalla Cina, il confronto da fare è: io utilizzo una coltura che resiste agli insetti solo a quelli che lo mangiano, perché altrimenti se uno ci cammina da Cuccinelli, se uno va a Pordenone in questo campo qui, i coccinelli ci camminano sopra e ci vivono, non muoiono. Il confronto va fatto col campo di fianco in cui gli insetticidi bisogna utilizzarli, perché se io sono un agricoltore, se io non uso gli insetticidi, gli insetti si mangiano le mie robe. Quindi il confronto è: ho un campo dove queste colture si difendono dagli insetti, solamente dagli insetti che lo vogliono mangiare. Quelli che non vogliono mangiare, stanno tranquilli.
nell'altro ed è questa tossina che si produce, è la stessa tossina che si produce, che si utilizza anche in agricoltura biologica spargendola, perché è una tossina, è una proteina che è assolutamente innocua proprio per tutti i mammiferi. Per cui sono dimostrati, quello che dicevo, cioè, dati alla mano, dei benefici ambientali, hanno contato il numero di vermi, il numero di coccinelle, così di questo tipo di mare. Confrontate con che cosa? Perché non si può non confrontare nel rischio. Confrontate con un campo di fianco in cui c'è un mais convenzionale, però gli spruzzo gli insetticidi, che sono più tossici, che quelli sì sono più tossici anche per i mammiferi e per le coccinelle. Okay. Quindi questo è il punto che volevo fare, perché la questione degli erbicidi è che i miti da sfatare li ho scelti proprio perché moltissime persone pensano che tutti gli OGM sono resistenti agli erbicidi, cosa che non è così. No, allora, non è così, perché tu dici, quasi, tu dici che sono, hai citato i quattro, adesso parlo io, hai citato i quattro e quattro culture, che è la cosa che è il cavallo di battaglia di persone come Tamino e gli altri, in realtà ormai ce ne sono molte di più, c'è la barbabietola, c'è la papaya, ci sono le zucchine, c'è il cotone. Ma guarda che questi sono i dati. Sì, ma certo, ma è come se noi facessimo una statistica dei formaggi principali in Italia, c'è il parmigiano reggiano, il grana e il puzzone di Moena o l'asiago, non lo vedi neanche, ma non che non, cioè, non ha senso fare un discorso di questo genere, cioè è un modo di, diciamo, cercare di convincere qualcuno senza poi entrare nel dettaglio. Il punto del mio libro è, questo era il mio punto, se non è arrivato è colpa sicuramente mia, era spiegare che cosa può fare la tecnologia. Chi se ne frega se poi la papaya la usano in 300 agricoltori delle Hawaii, no? È una papaya che è stata resa resistente ad un virus. Io volevo far vedere, in molti ci sono riuscito, non in tutti evidentemente, cosa può fare la tecnologia e il fatto che non ha senso essere contro gli OGM a priori. Perché molti sono contro, perché in realtà sono contro Monsanto, sono contro le multinazionali. Ecco perché ho parlato anche della ricerca pubblica, del fatto che ci sono degli OGM pubblici. Gli OGM in Cina non li fa Monsanto, no? li fa la ricerca pubblica. Anche da noi ci sono stati dei tentativi che però sono stati bloccati dalla politica. Quindi il punto che volevo fare nel libro, qualcuno è arrivato però qualcuno no, è che è una tecnologia potente, che non va demonizzata in sé, perché questo è quello che fanno le persone come Tamino, Babuiatti, Vandana Shiva e così via. Demonizzano la tecnologia perché il loro bersaglio sono le multinazionali, che per carità non mi stanno neanche simpatiche anche a me, e non mi pagano pure. Cioè. Fateci caso, chi va a fare come si dice propaganda o per gli OGM o raccontare queste cose, non sono mai rappresentati le multinazionali, allora non gliene frega niente. Cioè, ragioniamo un po' dal punto di vista economico, alla Monsanto. In realtà, che noi a Pordenone coltiviamo sto mais qui, non gliene frega niente, perché noi lo importiamo. La soia, che se loro vendono dei semi di soia in Argentina e noi compriamo la soia argentina, loro sono contenti lo stesso. Per cui voi non vedete mai nessun dibattito televisivo, gente che arriva dalle aziende, perché loro fanno soldi in tutti i maniere possibili. Vendono i semi, la Monsanto vende i semi biologici, i coltivatori biologici vanno dalla Monsanto a comprare i semi. Poi non sanno che si chiama Monsanto perché magari li comprano da una sussidiaria. Cioè, il potere delle multinazionali. Cosa? Il biologico. No, nel senso che c'è una concentrazione di potere delle multinazionali sementiere. Ormai 4-5 multinazionali sementiere possiedono quasi tutti i produttori di semi al mondo, non sto parlando di OGM, quindi a Monsanto, ma come a Syngenta e altri, che tu decidi di fare il mais OGM, vai da loro e compri il mais OGM, tu decidi di fare il mais biologico, vai comunque da loro e gli prendi i semi biologici, perché i semi, e questa è una cosa che non si sa, appunto, se uno non ha fatto un corso di studi scientifici, c'è ancora il mito perpetuato da Slow Food e così, che la gente, che gli agricoltori si facciano i semi da soli. I semi si acquistano, sono un input, no? È così come un muratore compra i mattoni. Quindi Monsanto è contenta, tu vuoi il mais biologico, la quinoa biologica, ti do dei semi certificati biologici, a te te li vendo. Tu li vuoi OGM, ti do OGM, tu li vuoi convenzionali, ti do convenzionali. Comunque c'è studi in Svizzera, non so, è del 2013, adesso non l'hai letto. È sulla una moria di coccinelle dovuta a. In Svizzera però non coltivano. No, vabbè, sto sperimentando. Sì, vabbè, ma dipende con cosa ti confronti. Di sicuro se spargi l'insetticida non sono le OGM, ma muoiono, non solo le coccinelle, ma muoiono farfalle, topi, vermi. È importante confrontare i rischi. Io volevo chiedere
se l'acqua è bottiglie, che noi compriamo tutti i giorni, esce in qualche maniera con la plastica e si vogliono crearsi composti che possono dare fastidio anche al corpo. Allora, questa è una cosa che mi hanno chiesto in molti e io non lo so. Presuppongo che non faccia, che non sia proprio una cosa bella lasciare le bottiglie all'aperto, al sole, in plastica, per tanto tempo. Però al di là di questo discorso qui, diciamo un po' a spanne, dati precisi non ne ho, non sono mai occupato, non essendo il mio campo da chimico non ti so rispondere. Mi sento comunque di spendere un 50 centesimi per l'acqua del rubinetto, che poi magari dove vivete voi non è buono, in alcuni posti d'Italia non è buono, però dal punto di vista, è importante che questo si sappia, dal punto di vista diciamo della sicurezza alimentare, la regolamentazione di quello che va negli acquedotti è più restrittivo rispetto a quello che va nelle bottiglie. Cioè ci sono delle acque minerali, acque da imbottigliate, che non potrebbero essere immesse negli acquedotti perché superano certi livelli. È chiaro che il discorso generale, ci sono delle tabelle precise, le scienze ha pubblicato un articolo l'anno scorso. Poi è chiaro che ci sono alcune zone dove invece c'è tanto arsenico nell'acqua che arriva fuori dal rubinetto, perché c'è tutto, ecco. Per cui uno si deve un po' affidare delle AS locali, ecco, e poi del sapore, perché voglio dire, io a casa mia l'acqua del rubinetto la bevo perché è buona, quando vado al mare mi fa schifo, proprio non mi piace come sapore, la compro, ecco. Però per quel che riguarda diciamo, lo specifico non ti so dire. Tanto bene non lo fa, però ecco, quantificare non me ne so. Di sicuro ci sono i dati, sicuramente, perché ci sono delle legislazioni a cui si deve sottostare. Ma si dice che ci sia un numerino sotto, quindi un po' di far riempire la bottiglia. No, quelle sono balle. È come il numero che c'è sul c'è una catena di Sant'Antonio che gira sul latte, no? Sul cartone del latte c'è un numero che indica quante volte il latte è scaduto, stato ritirato, fatto ribollire e rimesso. In realtà è un numerino che indica che nella stampa del Tetra Pak il lotto, però c'è questa leggenda urbana che gira. No, dai, assolutamente. Dimmi. Allora, io di Francesco c'è una domanda che mi ha rimasto curiosa, a cui non ho saputo dare risposta. Sì. Lei, la suggerenza, come definire un cibo sano? Allora, come definirebbe un cibo sano? Allora, la domanda è... Me lo chiedono in tanti e ci penso anch'io, perché anch'io mangio quando mi faccio le domande. Allora, la mia risposta che mi sono data è che a parte le cose che sono ovviamente velenose, in cui ti ammazzano subito, però secondo me sbagliamo proprio a farci questa domanda, cioè la domanda che è sbagliata, nel senso che quello che conta è l'alimentazione globale, cioè quello che io mangio mediamente in un mese. A me piace bere il vino, no? Qui si chiama l'ombra di Galileo e mi ha fatto il vino contiene l'alcol etilico è una delle poche sostanze, sono un paio di centinaia sostanze che sono note cancerogene, non sospette cancerogene, ma sono nella classe 1 della IARC cancerogene. Io il vino lo bevo perché? Perché noi mangiamo ogni alimento che mangiamo contiene sia sostanze buone, nel senso che il nostro corpo ci aiuta gli antiossidanti, gli omega 3, sali minerali banalmente, gli aminoacidi, sia sostanze che non ci fanno bene, il che è normale perché mica sono state messe dentro, cioè c'è questa idea un po' neopagana della natura come benigna che ci dà gli alimenti e ce li dà giusti per noi, no? Se voi prendete una mela, no? Se uno fa l'analisi di una mela, ci trova dentro di tutto, c'è l'alcol metilico, per esempio. È chiaro che è in dosi infime, ma questo lo faccio sempre questo esempio ai ragazzi del corso studio, per dire che non è che tutto quello che noi mangiamo, milioni di molecole diverse, ci fanno tutte bene perché la mela è l'immagine salutistica, e invece, non so, la patatina fritta è da eliminare perché i grassi, i sali, eccetera, eccetera. E quindi io bevo un po' di vino, cerco di non eccedere, sapendo che di sicuro assumo dell'alcol che non fa bene alle mie cellule,
però contemporaneamente cercherò anche di mangiare tanta frutta fresca e tanta verdura, cioè cerco di avere un'alimentazione globale in modo tale che sia bilanciata, cioè io non posso evitare i cibi che contengono cose che mi possono far male in altre dosi, non si può, perché sono dappertutto. E se mi limitassi a mangiare appunto la ciucciare, la carota cruda o pochissime altre cose, sarebbe una vita veramente triste, no? Per cui quello che è sbagliato secondo me è fissarsi su i singoli alimenti. È chiaro che se io mangio tantissimo di un certo alimento, allora la mia dieta è sbilanciata rispetto a quell'alimento. Allora se io mangio una bistecca tutti i giorni, mi devo chiedere effettivamente qual è l'effetto globale. E se mangio una bistecca tutti i giorni, che poi mi mangi anche la carota o la mela cruda, probabilmente non controbilancia dal punto di vista degli eventuali tumori o altre cose che statisticamente, sempre statisticamente, possono venire. Per cui il cibo sano non c'è, secondo me c'è una dieta, per quel che ne sappiamo, perché poi anche in questo campo di 10 anni, 10-20 anni fa l'uovo era una bomba a orologeria, era bandito da tutti, adesso è stato perché si pensava che il colesterolo cattivo, quello che si chiama cattivo, venisse influenzato da quello che mangiamo, poi si è scoperto in realtà che è abbastanza indipendente da quello che noi introduciamo mangiando, per cui hanno riabilitato l'uovo. Il burro è stato demonizzato perché il burro contiene, buono, io il risotto lo faccio col burro, qualcuno viene a casa mia e mi dice mi fai il risotto con l'olio? No, non esiste, la frolla, la pasta frolla si fa col burro, non con l'olio. E certo, un grasso saturo parzialmente contiene, per cui è stato demonizzato. A un certo punto negli anni 40 e 50, la margarina, e la margarina era pubblicizzata e raccontata dai medici come qualche cosa che faceva bene, perché? Perché sono grassi insaturi. Poi si è scoperto che durante il processo di idrogenazione producevano i famosi grassi trans, di cui non se ne sapeva nulla, cioè non si sapeva dell'effetto, per cui hanno i consigli dei medici degli anni 50, io hanno ammazzato un sacco di gente. Io ho a casa la collezione della cucina italiana e si vede appunto negli anni 50 la mamma che cucina l'arrosto e lo fa vedere, lo porta in tavola, è la margarina gradina, noi non usiamo il burro che fa, e invece la margarina fa bene, col cavolo, adesso poi, quindi adesso poi ha scoperto che i grassi parzialmente idrogenati, cioè l'isomerismo, quindi i grassi trans fanno un disastro al sistema cardiovascolare, tanto ha ammazzato quei consigli che erano stati dati in buona fede. Hanno ammazzato un sacco di gente, non so se ci sono delle statistiche, ma probabilmente sì. Per cui adesso basta, a un certo punto finalmente gli Stati Uniti li hanno bannati praticamente, quindi in Italia no. Le margarine da un po' che non le fanno più con i grassi idrogenati, usano un altro processo di interesterificazione per farlo solido, per cui però adesso è stato riabilitato il burro, per cui il fissarsi sul singolo alimento secondo me non ha allo stato attuale del goccio, poi le bacche di goccio si può mangiare. Volevo sapere proprio nel discorso se la cottura al microonde ha delle controindicazioni rispetto a quella in forma. Allora, guarda, una diatriba a casa mia. Ho proprio scritto un articolo sulla cottura forno al microonde, sulle scienze che è uscito. No, la cottura al microonde si leggono appunto articoli allarmistici in cui c'è scienziato russo o scienziato svizzero, sono sempre russi o svizzeri, ha scoperto che, poi uno va a cercarli e non li trova mai, no? Ha scoperto che i microonde, questo è il testo delle parole, alterano i cibi. La mia risposta è che certo, li cuociono, no? Cioè, è la cultura. Però raccontare che un cibo, dire a qualcuno che non ha una conoscenza scientifica che i microonde sono radiazioni, oddio, gli viene in mente i microonde. Quindi no, in realtà il meccanismo di base del forno microonde, infatti è sbagliato chiamarlo forno perché non è il fatto che le microonde penetrano negli alimenti che sono, mettiamo dentro, non escono perché è schermato, altrimenti sì, potrebbero dare dei problemi, ma non agli alimenti, a noi che ci siamo davanti, sono schermati. E mettono sostanzialmente in agitazione le molecole d'acqua, non solo, anche altre molecole. Ma la cottura è innaturale. Ma la cottura è innaturale, non esiste la cottura naturale. Cioè, questo discorso qui del naturale no, è molto ideologico, cioè la cottura non è naturale. Gli animali non cuociono. Non è una battuta, cioè,
pensateci, gli animali non possono. Noi facciamo un sacco di cose che non sono naturali, ma cioè, noi cuociamo. Io quando faccio a casa la cacio e pepe, non è naturale la cacio e pepe, ma no, al di là della battuta, le microonde semplicemente mettono in rotazione, in agitazione le molecole d'acqua, cosa che farebbe anche un normale forno, solo che ci mette tempo per conduzione a entrare, diciamo, le radiazioni termiche. Le microonde riescono a penetrare di un paio di centimetri, mettono in agitazione le molecole d'acqua, che però non riescono a girare completamente e quindi fanno, diciamo, attrito, diciamo così. Perdonate i colleghi chimici questa. Fanno l'attrito e scaldano un po' di più all'interno. Ma una volta che uno tira fuori il cibo, è cotto, cioè è caldo. Non ci sono delle radiazioni che escono. Sì, è il discorso che dicevo prima, spesso il linguaggio utilizzato è. Bisogna controllarlo, perché quando uno scienziato parla al pubblico a volte usa un linguaggio tecnico e fa danni, perché usare il termine radiazione è un termine, è il motivo per cui quando andate all'ospedale qui in laboratorio l'NMR, la risonanza magnetica nucleare, noi chimici abbiamo l'NMR nucleare, la N c'è, cioè magnetic resonance. Andate all'ospedale, c'avete la risonanza magnetica, il nucleare non c'è più. Adesso solo risonanza. Perché? Allora, come chi fa gli studenti di chimica sanno benissimo, il nucleare si riferisce al nucleo dell'idrogeno tipicamente, poi anche altro. Il nucleo dell'idrogeno. Alla persona, al paziente che deve andare a farsi la risonanza, gli dici nucleare, gli viene in mente l'uranio, le radiazioni. E quindi, non è una, e quindi proprio a livello proprio psicologico, hanno tolto il termine nucleare perché faceva paura. È lo stesso motivo per cui il marketing degli yogurt non utilizza mai il termine batteri, utilizza fermenti. Che cacchio di parola è dal punto di scientifico fermenti? Non è una parola scientifica. Perché batteri fa venire in mente le malattie e nessuno vuole. Già molte persone non hanno idea che in uno yogurt ci sono delle robe vive. E non hanno idea che se scrivesse vuol dire batteri, crollerebbero le vendite di yogurt, perché batteri è collegato a malattia. Quindi il linguaggio è veramente, quindi non abbia problemi col suo microfono. Ha qualche parola da spendere sulle caraffe filtranti? No, io non ho qualche parola da spendere sulle caraffe filtranti. La risposta è no, nel senso che me l'hanno chiesto in tanti, però non posso occuparmi di tutto. Io non me ne sono mai occupato, però c'è una rivista, anche perché queste cose qua sono di questi tipi di prodotti. Se ne occupa spesso le associazioni dei consumatori. La rivista, io so che la rivista Altro Consumo, perché se ne è occupata, così come si è occupato di tante altre cose. E hanno trovato, però ripeto quello che ho detto, hanno trovato che le caraffe filtranti, al di là del fatto che uno si chiedeva perché devi filtrarla, no, perché ha senso, cioè c'è bisogno di filtrarla perché ti terrorizzano con l'acqua del rubinetto, però ripeto, l'acqua del rubinetto non è tossica. Però la caraffa filtranti nel filtro che rimane umido così è un ottimo ricettacolo di, si sviluppa di tutto, batteri, muffe e così via. Per cui hanno trovato che non è nell'utilizzo casalingo, ecco perché serve una rivista, cioè per cose di questo genere serve una rivista come Altro Consumo che fa delle analisi sul campo, non servo io in laboratorio, se ce l'avessi, che mi metto lì, faccio una cosa settica e misuro una cosa non in un utilizzo reale. Per cui loro dicono che non serve. Dottore, lettura cosa, devo andare via. Sì, prego. La sindrome cinese, quella del glutamato di sodio, è una sputanata o è Allora, sì, la sindrome del ristorante cinese è uno dei miti che associava il mal al glutammato uno sviluppo di mal di testa. È anche chiamata sindrome del ristorante cinese. In realtà no, non è perché appunto. In Cina, che usano il glutammato così come noi usiamo il sale, perché è un insaporitore, così come il nostro sale, non hanno mal di testa. Ma a parte, però qualcuno si è messo a fare degli studi che ho riportato appunto nel libro Panegogici, c'è tutta la letteratura scientifica, e no, quello che si è scoperto è che c'è una piccola frazione di persone che hanno
qualche problema con il se assumono troppo glutammato, una piccola frazione 0, qualche cosa. Però questo, indipendentemente che sia di tipo, diciamo, presente naturalmente nel parmigiano o nel pomodoro, per esempio, glutammato, o che sia aggiunto alla zuppa. Quindi il mal di testa non c'è nel libro, questa è una leggenda di cui sono riuscito a risalire alla fonte. Qual è l'origine di questa storia, che poi appunto è stata indagata scientificamente e ha dimostrato che no, non c'è. Quindi sì, è una puttanata, per dirla. Sempre poi, dei filoni paraesoterici, mettiamo così, dell'alimentazione, adesso si parla molto male del latte vaccino, come dicendo, siccome l'umano, cioè il latte vaccino è fatto per crescere un vitello e non per crescere un umano, e soprattutto nessun animale adulto beve latte. Nessun animale adulto mangia la cacio e pepe, però. Ha qualche idea? Sì, allora, parlando appunto di persone che miti, che sono andato a stuzzicare, qui c'è proprio un articolo, un capitolo, no, c'è anche online in realtà, l'ho messo, che si chiama, che si intitola "Il latte è innaturale, punto di vista". E lì la storia è bellissima, perché, allora, nei volantini di propaganda vegana, tipicamente si accusa il latte. Io non ho problemi con chi per una scelta etica decide che vuole mangiare solamente vegetariano o vegano. Tra l'altro la dieta vegetariana, visto che qualcuno l'ha scritta, da quello che mi risulta non ha particolari, diciamo, sbilanci. La dieta vegana sì, bisogna assumere la vitamina B12 e altre cose. La dieta vegetariana, se uno è in buona salute ed è già un adulto, non dovrebbe avere dubbi. Però se uno dice io sono vegano perché ho degli amici, sono vegano perché non sopporto l'idea che gli animali vengano trattati male, uccisi, cioè, va bene. Io non riesco a farlo, a me la bistecca piace, per cui... Io non sopporto invece però quando si usano delle affermazioni pseudoscientifiche per indurre, per raccontare delle cose a favore della tua tesi. Cioè tu non ti accontenti di dire io non voglio essere responsabile dell'uccisione di un vitello. Dici, ti inventi queste cose qua, appunto c'è l'idea che il bere il latte è innaturale, e allora c'è tutta queste argomentazioni, no? Nessun animale beve il latte, poi non è vero, i gatti, se voi avete lì, mettetegli il latte. Ma normalmente un gatto non a livello selvatico, quando le volpi ammazzano degli animali in giro, si bevono il latte, si mangiano le uova, si mangiano. Allora, comunque la domanda interessante era andare a vedere cos'è, se effettivamente c'è. Cosa c'è di vero in questa cosa qua? Perché effettivamente è vero che molte persone hanno un'intolleranza al latte e altre no. Io non ho nessun problema a bermi il cappuccino, e altre persone invece appena bevono un bicchiere di latte scappano in bagno. Ed è vero che la maggioranza delle persone al mondo è intollerante al latte. Intolleranze riconosciute scientificamente ce ne sono pochissime, sulle dita di una mano. Una, appunto, l'intolleranza al lattosio. Intolleranza al latte vuol dire intolleranza al lattosio. Il lattosio è un disaccaride formato da glucosio e galattosio che noi riusciamo, fino a quando abbiamo 2 anni, a scindere senza problemi. Abbiamo un enzima che lo scinde e quindi ce lo possiamo digerire. Con lo svezzamento, chi prima, chi dopo, pian piano questo enzima scompare negli animali, in tutti i mammiferi e anche nell'uomo. Per cui da adulti noi non siamo in grado di, normalmente non saremmo in grado di bere latte. Tanto è vero che appunto in alcune zone del mondo il latte non fa parte in Cina, per esempio in Oriente, il latte non fa parte della dieta. La cosa bella però, questa è una bella storia evoluzionistica, alla faccia di chi dice che l'evoluzione è solo una teoria. Chi studia queste cose è andato a trovare, cioè, lo stato, diciamo, standard. L'uomo 10.000 anni fa, quando gli uomini, cioè nel Neolitico, gli uomini che iniziavano a allevare animali, tipicamente capre, usavano il latte, ma non lo bevevano, non erano in grado di berlo. Lo utilizzavano per fare formaggio, yogurt, cioè e durante la fermentazione e la stagionatura il lattosio viene questo. Quindi questa è la situazione standard. Poi appaiono, e hanno trovato dove e quando, delle mutazioni genetiche casuali. Noi siamo costantemente bombardati dalle radiazioni cosmiche, dagli agenti mutageni, il nostro corpo
agisce ogni giorno, ogni istante a riparare il nostro DNA. Ogni tanto, zacca, arriva una reazione cronica che cambia l'amminoacido, cambia una base, quindi cambia l'amminoacido, la proteina diventa diversa, l'enzima diversa. A un certo punto, in Europa, e credo abbiano trovato anche la zona tipo della Bulgaria, quelle zone, si è sviluppata circa 8.000 anni fa una mutazione genetica che ha reso possibile, cioè diciamo, ha spento l'interruttore che spegneva l'enzima, per cui l'enzima ad alcuni individui è rimasto acceso e quindi potevano cominciare a bere latte anche da adulti o da ragazzi. Questo ha creato un enorme vantaggio evoluzionistico, perché finché uno è piccolo può bere il latte, che è una bevanda a base d'acqua. Poi l'acqua pura, l'acqua non infetta, era difficile da trovare, e i nutrimenti erano difficili da trovare. Io avevo lì magari la vacca o la capra, ma non potevo bere il latte perché stavo male, mi beccavo la dissenteria e crepavo proprio perché non riuscivo a reintegrare i liquidi. Quindi chi aveva questa mutazione genetica che gli ha permesso di vivere, cioè di bere latte anche da adulto, chiaramente ha avuto un vantaggio evolutivo rispetto al suo vicino di caverna o di capanna che non ce l'aveva, e quindi questo gene si è immediatamente diffuso. Quindi in alcune zone, e la cosa bella è che hanno trovato questa mutazione non identica ma simile, perché è apparsa contemporaneamente in altre zone, mentre anche in Africa ci sono delle popolazioni stanziali in Africa, tribali, in cui c'è una tribù in una certa zona in cui sono cacciatori, raccoglitori da sempre. 50 km di fianco invece sono stanziali e allevano bestiame. E si è visto che quelli che allevano bestiame hanno la mutazione genetica, perché c'è stata una sorta di coevoluzione. Nel momento in cui la mutazione genetica si è presentata sicuramente anche casualmente anche in quelli che cacciavano, ma non gli ha dato nessun tipo di vantaggio, perché non allevavano bestiame, quindi non avevano nessun tipo di vantaggio evolutivo. E invece in chi già allevava, la mutazione gli ha permesso di bere anche il latte, quindi c'è stata una coevoluzione aumentando quindi l'allevamento e producendo anche altri prodotti. La stessa mutazione c'è per esempio anche in India, ci sono una serie di zone, anche in Italia per esempio, se uno va poi si diffuse chiaramente, dal nord al sud. Al nord siamo abbastanza bravi mediamente a digerire il lattosio, più si va verso il sud, e in Sardegna più si va verso il minimo, proprio perché diffondere l'allele, il gene responsabile di questa cosa qua, ci vuole chiaramente tempo. Dal punto di vista evolutivo 8.000 anni è pochissimo, quindi è anche un bellissimo esempio di come la teoria dell'evoluzione non sia una teoria per niente. Quindi, tornando al discorso di prima, paradossalmente chi adesso può bere latte è una cosa naturalissima, perché noi siamo stati selezionati, dico noi perché io lo posso bere, siamo stati selezionati proprio perché c'è stata una mutazione che ci ha permesso da un momento evolutivo in avanti di riuscire a digerire lo stomatologico. Però siete una minoranza. Nel mondo siamo una minoranza, perché in Cina, non avendo mai avuto un allevamento, le mutazioni genetiche appaiono dappertutto, ma se non c'è la spinta esterna a diffondere l'allele, si perde. Perché posso aggiungere? Sì, prego. Cinque minuti. Io sono, no, ma tre no, secondi. Ma sono contro chi beve latte non potendolo bere. Perché? Poi adesso vendono l'enzima, uno si mangia la pasta. Attenzione. Certo, va bene. Veleno, o addirittura, sì, però nel cappuccino. Vabbè, il mitridatismo, l'antiveleno. No, sì. Se uno beve il latte per poi prendere la pastiglia per... Diciamo no, il latte no, magari alcuni latticini. Il lattosio, in chi non riesce a scindere i due nuclei fondamentali, provoca dentro l'intestino una serie di fenomeni che vanno dalla fermentazione, sì, polvorigmi, alla crescita della candida intestinale, eccetera, che danneggiano. Per chi non lo può bere non lo dovrebbe bere. Basta dire a queste persone: smetti di bere il latte, non avrai la pancia gonfia, smetti e basta. Ma infatti il punto che volevo fare. Ma una cosa non capisco. E questo mi fa insospettire sul fatto che nel latte debba esserci qualcosa di addittivo, nel senso addictive in inglese, che provoca dipendenza. Perché quando uno dice a una persona non devi più bere la
qua, questo non lo dico. Che cosa mangio la mattina? Io il latte, io la mattina bevo il tè con le mescole. Io il latte bevo veramente. A me se dico di essere formaggi, sì, però il latte. No. Comunque il punto è che è naturale per chi lo può bere e chi non lo può bere non c'ha la mutazione, per cui non c'è, non c'è neanche da fare propaganda in quel caso, non te lo vedi. Aggiungo solo una frase, è velocissima, adesso l'altro filone sempre sul latte è che al latte di mucca ha troppa caseina rispetto al latte umano, per cui in realtà è una frase. Il formaggio è fatto, cioè se uno piace il formaggio va bene, però ecco, allora più che il latte uno si... No, mi tolgo la parola, no, lei è uno studente indisciplinato. Io per la casa non è quello. L'aspartame, c'ho lì un articolo che prima o poi dovrò pubblicare. Allora, l'aspartame è un dolcificante. Non è naturale, ecco, insomma, però in sintesi così come tanti altri saccarina. Allora, la diatriba sull'aspartame è questa. Ci sono alcuni studi, sono stati fatti vari studi, normalmente allora, i dolcificanti di sintesi sono sempre stati sotto l'occhio del mirino sia delle agenzie regolatorie sia degli scienziati che vogliono capire cosa effettivamente c'è lì, se possono avere degli effetti, perché il dolcificante è una cosa che uno assume regolarmente, no? Perché altrimenti non ha senso, cioè, se uno lo assume per ridurre il numero di calorie. Allora, così come la saccarina, la cefalfame e tanti altri, sono stati sottoposti a vari tipi di studi. Allora, lo stato attuale è che la maggior parte degli studi sull'aspartame, anche studi tra virgolette indipendenti, cioè non quelli finanziati da non so chi è la SER, credo, la multinazionale, la maggior parte dicono che nelle dosi in cui normalmente uno può consumare l'aspartame, io non so, bevo la Coca-Cola zero per esempio ogni tanto, non c'è nessun tipo di problema. Anzi, qualcuno va oltre dicendo se tu hai veramente un motivo di sostituire lo zucchero, perché sei diabetico per esempio, allora ti conviene prendere un dolcificante, perché assumere, sempre il discorso, uno deve fare il confronto, uno parte dall'assunto che vuole bersi la Coca-Cola e allora c'hai la scelta, Coca-Cola con lo zucchero, Coca-Cola con l'aspartame, no? Se uno vuole la Coca-Cola, e queste sono le scelte, quindi devi confrontarti, non puoi confrontarti l'acqua contro l'aspartame, quindi la maggior parte... La stevia? No. La maggior parte degli studi dicono che per quel che ne sappiamo noi dai test degli animali, perché non ci sono test, non ci sono studi epidemiologici che dimostrano a queste dosi non aumenta il rischio di determinati patologie. C'è un unico istituto, che è l'Istituto Ramazzini di Bologna, che ha fatto una serie di studi in cui loro sostengono, dando sostanzialmente delle dosi di cavallo, che si fa così, dovreste fare un incontro sulle sperimentazioni animali prima o poi, perché la gente pensa, danno delle dosi da cavallo in 2 mesi dei topi, dei ratti, cercando di fare delle estrapolazioni, insomma loro, secondo l'Istituto Ramazzini di Bologna, ha fatto vari studi, secondo loro invece l'aspartame darebbe un qualche effetto a certe dosi, molto, comunque molto elevate, però l'effetto secondo loro c'è. Allora, la diatriba scientifica è questa qui. Io non sono in grado di dire, diciamo, se gli studi che hanno fatto, perché poi, come capita in letteratura scientifica, sono tutti studi veri, cioè questi, anche il dottor Ramazzini è un prestigioso istituto, non è il ciarlatano che scrive su Natural News. Per cui se uno va a seguire il filo della discussione scientifica, ci sono diciamo, critiche contro critica, ma tu hai fatto un esperimento, hai preso questi topi qui che sviluppano anormalmente il cancro, oppure hai usato una tecnica statistica un po' ballerina per analizzare i dati, perché si fanno esperimenti con 10, 20, 50, 100 topi, 1000 topi, e bisogna usare la statistica per dire. Quindi lo stato attuale è che l'EFSA ha appena riguardato tutti i dati, quindi sia quelli del Ramazzini, come gli era stato chiesto di fare, sia tutti gli altri. Chiaramente alcuni di questi arrivano da finanziamenti delle aziende, altri invece sono ricercatori indipendenti, diciamo, gente che non ha un conflitto di interesse. E ha concluso che
come spesso accade in, in campo nutrizionale, la stragrande maggioranza, non c'è chiaramente la certezza, nessuno ti dirà mai la certezza di niente, neanche appunto delle melanzane però ha concluso che allo stato attuale delle conoscenze non ci sono motivi per cambiare e per, diciamo, rendere più restrittiva la legislazione sulla stragrande. È chiaro che, quindi, questo è quello che spessissimo in Italia viene buttato in prima pagina solamente l'articolo del Ramazzini, e quindi l'aspartame è cancerogeno. No, uno va a vedere nelle tabelle, non c'è. L'alcol etilico c'è, ci sono alcune sostanze clorurate, ci sono una serie di cose naturali anche, ma anche di sintesi, ma l'aspartame non c'è. Però è chiaro che è un dibattito scientifico che magari serviranno altri 20 anni per risolvere. Magari troveranno che davvero ci sono dei piccoli effetti, o magari troveranno che non è vero, come è successo con la saccarina, che all'inizio avevano trovato che era responsabile, di, secondo gli animali, di un certo tipo di cancro. Poi hanno scoperto che gli animali se lo beccavano davvero il cancro, non mi ricordo se era una vescica o una cosa fatta. Poi hanno scoperto in realtà che però il meccanismo biologico che lo causava di canne nei ratti, in realtà nell'uomo non c'è, per cui l'hanno declassificata, per cui è ritornata disponibile. La domanda vera però è se uno ha davvero bisogno del dorsificante. Questa è la domanda vera che uno si deve porre. Perché, ripeto, o uno ha dei problemi con il saccarosio, è un diabetico, allora c'è un senso. Altrimenti non necessariamente ha un effetto. Gli studi dimostrano che prendendo delle popolazioni, a metà gli si dà la coca zero e all'altra gli si dà la coca normale, non c'è una diminuzione di peso o un aumento minore di peso in chi prende la coca zero, perché c'è un effetto psicologico in gioco che spesso lo si vede, lo vendo anch'io al bar, no? La signora o il signore si prende il dolcificante nel caffè e poi si prende la briosciona. L'effetto psicologico è subdolo, ti fotte, perché ti dice: ah, tu hai preso il dolcificante, puoi sgarrare un po' dall'altra parte, e questo sgarramento alla fine ti fa sentire. Più o meno su 10 marchi di yogurt c'è un aspartame dentro. Sì? Adesso sto leggendo su la Bibbia, scrive fuori senza aspartame, bello in vista. Ma l'aspartame tra l'altro è un saporaccio metallico. Ma 8 su 10 sì, pure la stevia, la stevia passata, pure naturale, che poi in realtà non è la stevia, sono degli steviosidi che estraggono la stevia. La stevia è bellissima, la storia della stevia. C'è stata una diffusione di contrabbando della stevia, questa pianta. Io ce l'ho giù nel giardino, l'ho piantata, perché uno asciuccia le foglie, c'è una proteina dentro che frega i sensori del dolce e ci fa sentire che è dolce ma non è proteica. Però era rimasta bloccata perché nella stevia, la pianta, c'era dentro anche delle sostanze tossiche. Okay. E allora l'EFSA aveva detto: ragazzi, sarà pure naturale, ma qua dentro non esiste. E allora subito si è creato un meccanismo complottista per cui l'alternativa all'aspartame è naturale e ce lo vogliono bloccare. Per cui c'era chi contrabbandava, tu contrabbandava, uno è una pianta, uno la può comprare benissimo, no? Ultimamente, negli ultimi anni, hanno permesso non la stevia, ma di estrarre solamente degli steviosidi, cioè le molecole responsabili dell'inganno dolce, lasciando, spera, la parte tossica nel stato. Quindi tuttora la stevia in sé non si può utilizzare perché è tossica, sarà pure naturale ma è tossica, però ecco devo dire dal punto di vista gastronomico, tutti questi deficienti fanno piuttosto schifo, hanno un retro, anche la stevia, un retrogusto metallico in bocca, una roba atroce, cioè, ma è il discorso che facevo prima dell'alimentazione, lo zucchero è sano, ma se te ne mangi un chilo no, stai male, cioè devi comunque limitarlo, però non mi puoi mettere il dolcificante, la stevia, le cose in una torta, fa schifo, non mangiarti la torta allora, mangi qualcos'altro, vuoi farti una frolla buona, fatela col burro buono, con lo zucchero buono, quindi è il meccanismo psicologico per cui noi abbiamo paura di alcuni alimenti e cerchiamo l'alimento miracoloso degli altri. Lei finalmente. Io solo sapere se avevi mai rapportato il concetto di biodiversità all'OGM. Sì, ma non l'ho capito. Allora, il tema biodiversità e OGM, se l'avevo mai affrontato? Sì, nel libro è stato affrontato.
Allora, sempre partendo dall'idea che gli OGM non sono una categoria unica, perché non ha senso, ogni pianta ha avuto una modifica e per inciso noi modifichiamo piante con altri metodi da un sacco di tempo. Ci sono piante resistenti agli erbicidi che vengono vendute senza problemi, vengono seminate senza problemi perché le piante resistenti agli erbicidi sono apprezzate dai coltivatori, che siccome non sono state preparate senza utilizzare gli OGM, la tecnologia del DNA ricombinante, cioè prendo il gene, lo prendo il gatto, ma utilizzando altri tipi di biotecnologie che non rientrano nella definizione legale di OGM, che è una definizione legale, una scientifica, si possono vendere senza problemi. Quindi in Italia c'è il riso resistente al diserbante, per cui l'azienda ti vende, credo che sia la BASF, il paese di BASF, ti vende il seme e ti vende anche il diserbante. Però siccome non è un OGM nessuno si lamenta, non si vedono persone che fanno gli striscioni nelle risaie, eppure li spargono diserbante a manetta. Questa è una cosa ideologica. O tu sei contro i diserbanti, o tu sei contro tutti i diserbanti, ma non puoi essere contro solamente quelli di Monsanto e non contro quelli di Syngenta. Okay? Quindi, detto che non si possono considerare, e di sicuro in un campo dove io spargo diserbante, la biodiversità lì, poverina, nel senso, biodiversità è il numero di specie viventi che, per esempio, vivono in un chilometro quadro. E poverina è poca, perché lo scopo, non dimentichiamoci che l'agricoltura è nemica della biodiversità, cioè lo scopo dell'agricoltura è produrre, nel modo più efficiente possibile, una pianta, due piante magari alternate, non è quella di sviluppare la biodiversità. Un campo incolto è biodiverso al massimo, ma nessuno vuole vendere le piantacce, no? Uno vuole coltivare il riso, il mais e fare altre cose. Quindi l'agricoltura in generale è contro la biodiversità. Detto questo, ci sono stati degli studi che hanno confrontato, dicevo prima, per esempio l'agricoltura biologica con l'agricoltura convenzionale e alcune cose degli OGM. Gli OGM appunto ci sono il mais resistente agli insetti, ci sono la soia resistente agli erbicidi. È chiaro che se andiamo a vedere qualsiasi coltura che resiste agli erbicidi, vuol dire che io faccio crescere la soia, la pianto, poi nascono le erbacce. Io spargo erbicida a manetta, uccide tutto tranne la soia, oppure tutto tranne il riso, qua in pianura. È chiaro che oltre all'erbace, cioè mi uccide l'erbace fanno parte della biodiversità, ma non solo l'erbace, chi se ne frega dell'erbace, ci sono degli insetti che si cibano di alcune piante che noi consideriamo erbace, no? Sono erbace per noi ma non per l'insettino, i mammiferi che vivono mangiando gli insetti che vivono sull'erbace, e quindi c'è tutta una catena. E quindi qualcuno, ci sono degli entomologi, dei conservazionisti che si sono messi lì a studiare e contano proprio il numero di vermi, il numero di insetti, così per andare a vedere cosa c'è. Allora la risposta è dipende, è una risposta che purtroppo non piace, ma bisogna andare a vedere caso per caso. Quindi allora, dipende dalla modifica. In questo caso, cioè nel caso dell'OGM resistente agli insetti, siccome io lo confronto con un campo in cui io spargo un insetticida che ammazza tutti gli insetti, anche quelli che non stanno mangiando questo, la biodiversità aumenta. È chiaro che è di meno di un campo incolto, ma se io sono un contadino e devo coltivare il mais, coltivo il mais, non ho molte opzioni, no? Se io invece appunto vado a controllare, vado a studiare, altri tipi di OGM sono neutri in confronto alla biodiversità. Però io sto pensando più a un livello globale, non è che si rischia di avere sempre quelle due specie. No, allora questa è una cosa, questa è una grande confusione. Sentitevi liberi di andare qua quando volete, adesso io non. Allora, quando si parla di biodiversità è un termine tecnico ben preciso che viene spesso divulgato malissimo. Allora, la biodiversità è il numero di specie viventi, o se vogliamo a livello genetico, il numero di alleli di variabilità genetica in una certa specie o coltivate in un campo. Quello a cui spesso fanno riferimento chi parla di biodiversità è la cosiddetta biodiversità agricola, cioè sì, ma anche slow food, cioè quello che io coltivo. Ok? E ti dicono, una volta c'erano 200 varietà di mele, adesso ce ne sono 5. Quindi la biodiversità delle mele coltivate si è ridotta. Quindi è una cosa diversa, non andrebbe chiamata biodiversità, perché tutto quello che è coltivato resiste solamente finché lo coltivo.
non c'è niente di che sopravviverebbe selvatico, perché se lo mangiano gli insetti parassiti. No, noi li abbiamo selezionati, i nostri ortaggi, pomodori, peperoni, il mais è finto, il mais naturale non esiste, il teosinte che è uno stelo con quattro chicchini verdi che manco lo conoscete. Allora, qui c'è da questo punto di vista che dici tu, cioè c'è il rischio che la biodiversità agricola, cioè del consumo, si riduca? Allora, la risposta è sì e no. La risposta è sì, nel senso noi avremo sempre coltivate sempre meno varietà, ma non per colpa dell'IGM, per colpa dell'agricoltura su larga scala. Cioè le mele OGM non esistono. Sì, no, però se poi si va sempre verso no, anche lì le mele OGM non esistono, però al supermercato ne trovate sempre tipi: la Gala, la Stark, l'Ambrose, mele tanto brevettate, non sono. Si sono ridotte per una questione di mercato. Perché le mele di una volta magari non resistevano il trasporto o non resistevano nelle celle frigorifere per 4 mesi. Per cui se uno che vive di fianco un melo se le mangia solamente per 2 mesi, poi basta. Per cui questo tipo di biodiversità, di riduzione della variabilità genetica coltivata, è un rischio che c'è, però non è un rischio che è legato agli OGM, poi ci vediamo OGM, è un rischio che è più legato al mondo dell'agricoltura, diciamo, su larga scala, che è un rischio da tenere conto, perché ogni volta che si perde una varietà, al di là del fatto che io non mi posso mangiare più la mela che mi piaceva quando ero piccolo, però c'è una perdita di geni che potrebbero essere, diciamo, utilizzati per fare degli incroci. Per fortuna, per molte specie, ci sono le banche dei semi, per cui si sa, ma non di tutto. Per cui alcune varietà di frumento, per esempio dell'Ottocento, sono andate perse. E quindi non è una perdita. Per quel che riguarda gli OGM, allora gli OGM si parla sempre di mais OGM, come se fosse uno solo, faccio l'esempio del mais, ma la cosa è applicabile. In realtà, perché si parla di mais OGM? Perché quando in laboratorio lo fanno, parlano di una cosa che si chiama evento, cioè loro riescono a vedere che effettivamente il gene che volevano si è inserito, perché mica sempre l'esperimento funziona. La pianta ha le caratteristiche volute, non è cambiato praticamente niente rispetto alla pianta senza l'igiene. Alla fine questo è un evento e lo fanno su un tipo di mais. Però un tipo di mais che si coltiva in pianura padana non posso coltivarlo in altre parti, non posso coltivarlo magari in mezza collina, non posso coltivarlo dove c'è più umidità o dove c'è più sole e così via. Quindi subito le aziende che producono questi semi o le università, nel caso di OGM pubblici, molto rai in Italia no, negli Stati Uniti sì, cominciano a fare degli incroci o a trasferire quel gene da altre parti. Quindi quando si parla di mais OGM lo si genericamente chiama tutto mono 810, perché quello è la sigla iniziale di quell'esperimento in cui il gene è entrato e funziona. Poi il gene è stato trasferito a centinaia e centinaia di varietà diverse. Per cui dal punto di vista della biodiversità agricola, prima insomma a Rovigo coltivavano un certo tipo di mais, non OGM. Se domani gli permettessero di coltivare il mais OGM, sarebbe quel mais lì o una varietà affine che comunque loro ricomprano comunque ogni anno dalle aziende, in cui in più ci hanno aggiunto quel gene lì. Così come la soia, si parla di soia OGM, se ce ne fosse una sola, in realtà ce ne sono centinaia e centinaia di varietà, dove quel gene è stato trasferito in tutte le varietà agroclimiche. Quindi da questo punto di vista, ma solo da questo, diciamo, la tecnica della transgenesi è neutra. Se io ho 10 varietà prima commerciali, già commerciali, cioè che hanno un interesse commerciale, perché come le mele, a me piacciono le Gala, ma mi piacciono a volte che con le Granny Smith perché sono diverse, e comprerò le Golden. Se domani mi fanno le Golden, le Gala, le Granny Smith OGM che resistono ai funghi, continuerò a comprare le Gala, le Golden, quindi la biodiversità da questo punto di vista è neutra. È chiaro che però il discorso va inserito nel discorso più globale di queste grandi aziende che portano sul mercato prodotti che sono sempre più che vedono sempre più il favore dei coltivatori. Quindi perché noi non abbiamo più le mele di una volta? Perché il coltivatore è incentivato ad avere delle mele che resistono di più agli insetti da sole, o che resistono ai funghi, o che non si scassano mentre magari sono di
di qualità inferiore. Per esempio, uno studio che è stato fatto davvero, hanno visto che le mele moderne hanno una consistenza migliore rispetto a quelle del passato, cioè una volta erano farinose, ma gli aromi sono molto inferiori, cioè le mele in qualche mercatino che si trova in giro, che usano ancora delle vecchie varietà, sono molto più profumate, ma hanno una consistenza più schifosa, per cui il mercato non le vuole, non è che non ci hanno trovato, non le vuole il mercato, per cui siamo noi, no? Il mercato non è una roba così astratta, sono io che al mercato voglio la Gala, la Granny Smith, non voglio quella che voglio. Allora, appunto, qualcuno dice, però per adesso è futuribile, qualcuno dice, io con la tecnica della transgenesi, io se riuscissi a trovare quali sono i geni responsabili dell'aroma di questa vecchia mela, la prendo e le trasferisco nella mela che da quella ho generato con gli incroci tradizionali, che però ha fatto perdere l'aroma. Cioè, gli incroci tradizionali scambiano il 50% dei geni. È come, tu non sei uguale a tuo padre e a tua madre, perché durante la riproduzione sessuata il 50% dei geni arriva a tuo padre e il 50% della tua madre. Questo per i prodotti agricoli è un problema enorme. Pensate al vino. Nel vino, cioè, ogni singola pianta di vite in un vigneto è un clone e si continua a perpetuare, non si permette di fare nuove varietà, e sono cloni che sono vecchi magari 100-200 anni, perché se permetto a due piante di incrociarsi, scambi i geni e il Merlot non sa più di Merlot, l'Amarone non mi viene più come prima, cioè cambia completamente. Quindi la mela, quando hanno provato a fare gli incroci, la gente chiedeva mele croccanti e l'aroma non contava molto, perché l'aroma è andato perso, i geni sono rimasti via. Adesso, se io prendo la mia mela qua e la incrocio con la mela aromatica, ottengo una mela che non riesco a trasferire solamente un gene, ne trasferisco decine di migliaia. Ecco perché qualcuno pensa, però è una roba futuribile, perché per ora gli OGM sono dei demoni, perché non si può ragionare in questo. L'idea è di prendere solamente i geni che mi servono da una specie affine, non dallo scorpione, dalla pesce fragola, e trasferirli dentro, in modo tale che io possa avere questa stessa mela che è croccante, che però ha più aroma. Questi studi però li fanno, chi li fa? Li fa le università pubbliche. Quindi da questo punto di vista la biodiversità aumenterebbe, però è condizionale, perché è trattato, cioè la mela ipotetica profumata è trattata come la soia resistente di Sebania. Invece avrebbe senso, è quello che chiedono gli scienziati dell'università. Non andiamo a ragionare sul processo che è stato utilizzato per sviluppare un determinato gene. Non ha senso discutere un prodotto rispetto al processo che l'ha generato. Bisogna discutere le sue proprietà. Questa è una cosa futuribile, però qualcuno ci sta provando. A Bologna c'è un professore che è un professor Sansavini, che sta studiando proprio le mele. Allora, le mele che comprate non hanno quasi al supermercato sono perfette, non sono mai macchiate. Se invece le mele che avete in un melo vostro, quasi sicuramente avrà una serie di macchie. Okay. Quello è un fungo, si chiama Venturi Nequalis, che è la malattia peggiore per tutte le mele. Poi alla fine avvizziscono le foglie, così, ma comunque dal punto di vista commerciale non si vede. Qualcuno le può vendere biologiche. Anche le mele biologiche sono trattate, subiscono 14-15 trattamenti con quello che gli è permesso, con i sali di calcio, i sali di grano, il zolfo, tutta una serie di cose, perché nessuno vuole comprare le mele ticchiolate, rincagnate, brutte, deformate. Ci sono delle mele selvatiche che resistono a questo fungo, quelle piccoline così, che però non si mangiano, le mele selvatiche sono una specie affine. Allora, qualcuno ci ha provato a incrociare la mela selvatica con la mela Gala e sono nate delle varietà resistenti, varietà ecologiche, perché non hanno bisogno di spruzzare fungicidi. Ripeto, le mele del Trentino convenzionali, quelle biologiche un po' meno, quelle convenzionali subiscono decine e decine di trattamenti che non fanno bene neanche al coltivatore, perché noi consumatori ci spaventiamo per gli 0, di residui, ma il coltivatore ha molti più problemi. Allora, le incroci li hanno fatti, però, e quindi hanno trovato, c'è una mela, una varietà che si chiama Florina, se la trovate in qualche mercatino agricolo trovatela. La Florina è una mela ecologica, tra virgolette, perché non ha bisogno di trattamenti,
per i fuori fumo, ma non ha avuto successo in mercato perché il sapore era cambiato, la consistenza era cambiata perché ho scambiato tutti i giorni. Allora questo professore qui, il professor Sansalini, ha sviluppato una mela prendendo il gene che è noto nella mela selvatica, che sviluppa una proteina che combatte il fungo, per cui il fungo non attacca, va da un'altra parte, e l'ha trasferita dentro la mela gala. Siccome ha trasferito solamente un gene, la mela gala ha esattamente la sua mela, ha esattamente lo stesso sapore, la stessa consistenza, cioè è commercialmente utilizzabile. Io la comprerei domani perché non mi cambia il sapore, però so che ho inquinato nell'ambiente. È uno studio pubblico, è un'università pubblica italiano, ecco, la mela c'è già, esiste, la stanno testando in Svizzera, però non la vedremo da qui a 15 anni, perché è trattata dal punto di vista della legislazione come la soia resistente agli erbicidi. In questo caso la biodiversità verrebbe agricola verrebbe. Scusa, ho risposto troppo a lungo. Altre domande? Dimmi. Riguardo a burro e margarina, alla fine se cioè vantaggio si ha per la margarina se usare la margarina rispetto al burro? Allora, vantaggi gastronomici niente, perché il burro è buono e la margarina no. Allora, l'idea iniziale era di sostituire il burro, cioè i grassi saturi del burro, con dei grassi insaturi che dovrebbero fare tra virgolette meno male, perché ovviamente si parte dalla soia o dal girasole, contenuti anche di grassi polizia. Per cui era nata come la risposta salutista al burro, infatti veniva consigliato a chi aveva fatto il cuore. Tuttora l'associazione medica dei cardiologi americani, roba seria, tuttora loro la consigliano rispetto al burro, però ecco, ci sono dei paesi in cui il consumo, cioè anche lì, se uno fa troppo consumo di grassi saturi perché e quindi ha bisogno sostituirlo con la margarina, vuol dire che sta consumando troppi grassi saturi, vuol dire che forse dovrebbe rivedere tutta la sua dieta, no? Per cui anche lì il reale motivo su larga scala di non sostituzione col burro non si vede, soprattutto perché poi rischiamo queste cose qua. Adesso le margarine che vendono non sono più idrogenate, sono fatte con un altro processo, per cui in teoria dovrebbero essere salutari. Io dal punto di vista gastronomico non riesco a usare, perché secondo me sono pessime, ecco, però poi li aromatizzano, li mettono in 10 etile che è l'aroma del burro, però vabbè, insomma, preferisco anche lì ogni tanto usare il burro, però il motivo era svilupparlo l'origine della margarina era un'economia di guerra, la margarina che è nata come per motivi di guerra all'epoca di Napoleone III, però non era fatta con l'idrogenazione, si prendeva del grasso animale, lo si mischiava con dei tedeschi la facevano al carbone, poi la margarina è nata con un'esigenza di portare dei grassi delle truppe di Napoleone, portarseli in guerra, okay? Perché non aveva bisogno di grassi per sostenersi, per cui un chimico, Michel Mourier, ha inventato un accrocchio usando degli enzimi che estraeva dallo stomaco e dall'intestino di vari animali, mischiandole con dei grassi, facendo un mischione, un pentolone, poi facendo un'emulsione e sbattendo a freddo come si fa il burro, a partire dal latte, formando una specie di latte e poi faceva poi è arrivata l'idrogenazione, è arrivata dopo. Parlando con un amico vegetariano, lui sosteneva che da quando ha smesso di usare carne, effettivamente, in particolare diceva che lui era convinto che il consumo di carne che viene principalmente dall'allevamento faccia male, perché gli animali sono nutriti antibiotici.
sono antibiotici, ormoni, sostanze, che noi non sappiamo. Allora mi domandavo, ma chimicamente un ormone, cioè l'animale che assume l'ormone che poi mangio, no? Dal momento in cui un muto di quella carne, no, che fine fa l'ormone nello stomaco? L'ormone viene degradato. Cioè, ha un effetto simile? No. Oh, che il tuo amico, abbia un effetto positivo con la dieta vegetariana ci posso credere, anche mia sorella dice io adesso è 4 mesi che è diventata vegetariana, dice che si sente meglio, è buon per lei, continui così, cioè non ha assolutamente. Che consumiamo come mondo occidentale troppa carne è altrettanto vero, sia per un problema di fit, anche lì di sostenibilità ambientale, detto il consumo di acqua per allevare una bistecca è enorme. Già per il maiale, dal punto di vista chimico, questo è un discorso che fanno spesso anche con il latte, si dice il latte pastorizzato non bisogna mangiarlo perché distruggi gli ormoni, gli enzimi presenti digestivi, presenti naturalmente nel latte vaccino, che però non hanno nessun effetto nell'essere umano, anche perché vengono comunque distrutti come dovrebbero giustamente essere nel nostro intestino e nel nostro stomaco, perché non possiamo permetterci di mangiare cose che hanno un effetto fisiologico di quel tipo lì, per cui i peptidi, cioè le proteine, vengono tutte comunque distrutte. Altro discorso degli antibiotici invece, c'è un uso e un abuso degli allevamenti intensivi di antibiotici. All'inizio è stato quando tu allevi 50.000 galline o 10.000 vitelli, queste cose pazzesche che non vede, devi evitare che schizzi la malattia, che scatti la malattia, l'epidemia che devi ammazzare. E allora c'è un uso, hanno iniziato con un uso minimo di antibiotici preventivi. Poi, questo moltissimi decenni fa, poi hanno scoperto che per qualche motivo che ancora non è chiaro, dare questi antibiotici faceva crescere più velocemente gli animali, per un motivo che fisiologicamente ancora non è chiaro, però tuttora c'è una certa regolamentazione, non arriva al nostro corpo. Il problema vero è che questo abuso, questo strauso commerciale degli antibiotici genera batteri resistenti, parlo ai chimici tra voi, voi sapete che gli antibiotici che abbiamo a disposizione ce li stiamo mangiando tutti, cominciano ad apparire dei batteri resistenti anche molto molto cattivi, ed è difficile, nessuno investe più in nuovi antibiotici perché non c'è un ritorno. Si investe molto di più nel farmaco per il diabete o nel Viagra che non investire un miliardo di euro per un antibiotico di nuovo tipo che poi verrà venduto dal sistema internazionale. Per cui non c'è investimento di ricerca di questo tipo. Per cui nuovi antibiotici, ce ne sono alcuni molto potenti, per esempio, che vengono utilizzati solamente negli ospedali, è vietato darli nelle farmacie, perché hanno paura che anche questi, da usare proprio in casi estremi, si sviluppi con un abuso, perché noi siamo esposti ai batteri tutti i giorni, che casualmente si modifichi un batterio e diventi resistente. Ed è quello che succede, che è successo spesso negli allevamenti animali, per cui ogni tanto c'è un batterio che diventa resistente all'antibiotico. Allora, finché è solo un batterio di una malattia degli animali, non ci sono problemi. Quando poi i batteri animali magari si ricombinano, fanno delle cose, o magari arriva un virus, prendono dei pezzi di batterio e riesce ad arrivare anche all'uomo, allora lì sono problemi. Per cui questo è il vero problema dell'abuso degli antibiotici, non è sul tuo organismo. Posso fare l'ultima domanda? Vai, proprio. Beh, vediamo, c'è qualche altra domanda? Devo sfruttare io lo so, ma non scappo, facciamole fare allora. Io volevo parlare un momento sul discorso degli ormoni. Sì. Lei ha parlato di ormoni. Ormone è un termine generico, sì, viene per esempio un ormone vegetale. Sicuramente, però lei ha parlato di ormone peptidico, per esempio, perché posso capire venga digerito. Se è una proteina, sì. Sì, nel caso però, per esempio, degli estrogeni, delle carni, con certo con gli estrogeni, certo, gli estrogeni vegetali, tipo gli ormoni, pare che abbiano degli probabili effetti negativi nella salute umana.
sì. Quindi non credo che vengano demoliti. Allora, quello era un abuso che c'era anni fa, e anche lì ci sono dei casi. Però appunto nel momento in cui c'è l'abuso se ne scopre, quindi c'è una regolamentazione, e poi le cose si controlla che effettivamente non siano così. Gli ultimi test, quel tipo di abuso di estrogeni e così via non esiste più, almeno nei nostri allevamenti non è più permesso, quindi i test sperimentali, c'è un sacco di test, sono i veterinari che vanno a controllare le cose, c'è cioè le ASL, c'è il ministero, per cui quel tipo di abuso non c'è più. Volevo sapere se esiste l'intolleranza alla soia. Alla? Soia. E poi anche come viene usata, soprattutto la soia, viene usata più per gli allevamenti o più per gli esseri? No, la soia, che ripeto è al 90% ormai OGM, perché resiste agli erbicidi, per cui ci sono questi aerei che in Argentina e in Brasile spargono erbicida, quindi c'è una facilità, gli agricoltori la amano, perché è una facilità di uso pazzesco. È sostanzialmente per alimentazione animale, perché è molto proteica, per cui se io do della soia agli animali, questi crescono e mettono su proteine, nel caso delle vacche da latte, latte con una caseina, perché poi ci devo fare il formaggio. Per cui la stragrande maggioranza della soia è assolutamente per l'alimentazione animale. L'intolleranza alla soia non esiste, c'è l'allergia al soia, nel senso che l'intolleranza vuol dire tipicamente mi manca un enzima che scinde il lattosio, il glutine lo spezza come si deve e così via, mi manca un enzima. L'allergia invece è tipicamente a una proteina che mi scatena una risposta immunitaria. Quindi la soia è un alimento molto allergenico, e in più da cruda ci sono una serie di fattori antinutrienti che non andrebbe consumata cruda ma sempre cotta processata. Per cui no, non c'è l'intolleranza, ripeto, l'intolleranza c'è quella al lattosio, quella al glutine, c'è un'intolleranza al malassorbimento di fruttosio per esempio, e pochissime altre scientificamente riconosciute, mentre adesso ci sono dei test farlocchi, il Vega test, quello dei naturopati, che ti dico che sei intollerante al prosciutto cotto, alla carne di pecorino. Ma solo quella marca lì. Sì, quelle non valgono assolutamente niente. Quei test non valgono niente. Per intolleranza al lattosio c'è il prep test, perché il lattosio non lo digeriamo, se lo mangiano i batteri, producono idrogeno e uno lo fa misurare. Faccia la domanda, poi dopo ci sei più. Anche poi. Sì. Potete sedervi adesso, perché sono forze per da quando non ti parlo mio padre, vedevo che va bene. Sa già cosa pensa. Ma se non chiedo a un chimico. Ma lei lo sa già, ha letto tutti i libri. Ma voglio che lo mi dica, deve parlare di un avvocato. Non c'è per dubbio. No, mi dica, dai. Credete nello